Buonasera a tutti gli spettatori di Hong Kong Cult Italia. Torniamo in live parecchi mesi dopo l'ultima diretta dove, se vi ricordate, abbiamo parlato della trilogia di Infernal Affair, edita appunto dalla Cecchigori, e stasera torniamo a parlare di un altro prodotto, sarà l'argomento principale ma non l'unico. Un altro prodotto in fase startup della CG che è il cofanetto dedicato a Wong Kar-wai, una questione di stile, come potete vedere anche dal titolo in sovraimpressione. Allora, questa sera avremmo dovuto avere come ospiti Marco Lone di Asian Fist, che è appena tornato dall'Udine Far East Festival, Film Festival, però non è riuscito a venire causa febbre, quindi speriamo di recuperare tra non molto tempo anche lui per una diretta, magari per parlare anche di qualche altro argomento. E avremmo dovuto avere, anche se non è detta ancora l'ultima parola, vediamo se riesce a raggiungerci, Carlo Tagliazucca, storico di cinema e esperto e grande appassionato di cinema di Hong Kong. Soprattutto lui è un grande fan di Wong Kar-wai, quindi avrebbe potuto dire la sua su questo cofanetto, insomma, almeno quantomeno sui film che sono presenti. Comunque, un ospite c'è, non parlerò solo io, e l'ospite è il sempre presente Riccardo, che adesso aggiungo. Ciao Riccardo, buonasera. Ciao a tutti, ciao Fabio. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, ricapitolando insieme, velocemente, insieme a chi ci sta seguendo, gli argomenti di questa sera. Se poi qualcuno vuole commentare, noi leggiamo anche i commenti, non ci sono assolutamente problemi. Stasera, appunto, parleremo. Gli argomenti fondamentali sono quattro, appunto, di una questione di stile, il cofanetto dedicato a Wong Kar-wai in fase appunto di startup. Poi c'è Bruce Lee, cofanetto in 4K dell'Arrow Video, un'edizione che si prefigge di essere un po' la definitiva, anche se poi Mastodontica. mastodontica di sicuro, esatto. Sul definitiva poi andremo a vedere del perché definitiva non la possiamo definire. Poi, altra bella notizia per noi fan italiani del cinema di Hong Kong, o meglio, di un regista di Hong Kong che sbarca in America nel 93 e ci regala senza tregua, probabilmente tra i tre film migliori di Van Damme, appunto, esordio americano di John Woo, che a giugno, 22 giugno mi sembra, arriva in Steelbook 4K anche sul mercato italiano. Poi parleremo perché c'è anche un'edizione inglese ben più ricca che noi evidentemente non riusciremo ad avere, quindi questo è un gran peccato. E poi finiremo parlando, anche qui con le poche informazioni che abbiamo ad oggi, di New Police Story 2, seguito di New Police Story appunto del 2004, diretto da Benny Chan, che fu una sorta di riavvio del franchise di Police Story, lo storico franchise ideato e reso mitico da Jackie Chan, che li ha anche diretti. E che torna appunto ben 20 anni dopo, che dovrebbe uscire l'anno prossimo, New Police Story del 2004, se non ricordo male, 20 anni dopo il primo capitolo del riavvio del franchise, e che poi ci sarà da capire bene come, vedrà di nuovo Jackie Chan nei panni dell'action star, nonostante abbia da poco festeggiato 69 anni, Riccardo, 68, ho perso il conto. Sì, 69, confermo. Insomma, vedremo un po' cosa riuscirà a fare. Dirigerà Nicolas Tse, che nel primo capitolo del 2004 era coprotagonista, quindi vedremo un po' cosa ne uscirà fuori. Cercheremo insieme di leggere qualche informazione. Allora, partiamo da questo. Una questione di stile speciale Wong Kar-wai. Riccardo, io direi di fare diciamo una breve presentazione di chi è Wong Sì. Guarda Kar-wai. Ora aggiungo l'immagine a schermo, eccolo qui, quanto è bello. questi occhiali da sole. Lascio a te la parola, insomma, per fare una breve presentazione e poi parliamo del cofanetto. Sì, vabbè, devo dire che coincidenza vuole, mi sono rivisto e visto per la prima volta alcuni dei suoi film proprio negli ultimi mesi, quindi ce l'ho un po' più fresco. Indubbiamente uno dei registi più influenti, non solo a Hong Kong, ma anche a livello internazionale. E infatti, basti pensare che In the Mood for Love, del 2000 viene quasi sempre inserito nelle classifiche dei migliori film del XX secolo, o addirittura come Sight and Sound nei migliori film della storia. Quindi è un regista che ha avuto un'importanza enorme negli ultimi 25 anni.
E Hong Kong si è saputo distinguere per uno stile molto particolare che lo ha, diciamo, reso un autore a tutto tondo. Quindi l'uscita di questo cofanetto, che arriva circa un anno e mezzo, se non sbaglio, dopo le versioni internazionali, è tanta roba per il mercato italiano, anche perché i suoi film sono usciti qua da noi sempre in maniera abbastanza frastagliata, alcuni in DVD, altri forse in Blu-ray, mi pare di ricordare solo The Grandmaster, quello con Tony Leung su Ip Man, gli altri credo zero, quindi indubbiamente un cofanetto molto molto atteso. Ok, tra l'altro The Grandmaster è il suo ultimo film da ormai 10 anni, quindi sembra essersi anche un pochino allontanata le dinamiche. Tra l'altro è ancora abbastanza giovane, non ha ancora compiuto 65 anni, ed è un peccato, perché comunque è molto conosciuto anche in Europa, molto anche in Italia, appunto grazie alla pellicola che hai citato, In the Mood for Love, che è senza ombra di dubbio la sua pellicola commercialmente più riuscita, sì. Anche se anche le successive, 2046 per esempio, poi insomma di ritorno anche le altre hanno avuto discreti successi commerciali. Ora non so come è andato The Grandmaster, che comunque appunto abbiamo un'edizione Blu-ray anche in Italia. Senti, vorrei leggere, visto che c'è già arrivato il commento di Marco, vorrei leggere appunto il suo commento. Di Marco Lone doveva essere nostro ospite, che non è potuto essere qui. Allora, buonasera. Avrei dovuto partecipare attivamente alla diretta, ma la trasferta al Far East Film Festival mi ha messo KO. Ad ogni modo, ecco due brevi commenti sui film di Hong Kong visti. A Light Never Goes Out di Anastasia Zhang, un dramma che rende omaggio agli artigiani del neon Hong Kong e le miriadi di luci che una volta illuminava la città. Film specchio di un paese che aveva infranto record mondiali nel campo dei neon, ma che adesso li ha banditi, cosa non sapevo, in favore del più moderno LED, cancellando, qui il resto lo devo leggere su Facebook perché qui non me lo fa leggere tutto, quindi chiedo scusa, cancellando, ok, con questo divieto decine tra professionisti e apprendisti ricordati nei titoli di coda e il sostentamento alle rispettive famiglie, nonché l'eliminazione di una categoria artigiana. La melanconia del cambiamento imposto palpita forte per tutta la durata del film, intrecciandosi con l'infelice vita della protagonista, chiedo scusa, Silvia Chang, fresca vedova di Simon Yam, artigiano con le mani da mille calli che la introdusse alla bellezza dei neon. Sono stato molto toccato e convolto da A Light Never Goes Out, perché essendo stato ad Hong Kong dozzine di volte, sono stato testimone, come il pubblico a cui si rivolge il film, del fascino luminoso della città che sparirà completamente a breve. Poi, questo film incuriosisce molto anche a me, è stata appunto presentata la produzione, è uscita di recentissimo, è stata presentata a Udine al Far East. Non so se avrà non so se te ne avevi sentito parlare, non so se avrà. Vagamente, sì, Non so se meno di avrà voi. distribuzione. Ok, non so se avrà distribuzione italiana, ma quando me ne ha parlato appunto Marco ne era davvero molto entusiasta, anche un po' per il significato intrinseco e Certo. culturale di questa pellicola. Poi passiamo con il secondo film, che è Where the Wind Blows, scusate, ennesimo film su Cripple Ho, non so come si pronuncia, quindi chiedo scusa. Dopo i recenti Chasing the Dragon del 2017 e Once Upon a Time in Hong Kong del 2021, ma molto lontano da titoli come High Corrupt All Cops e To the Number One, lentissimo e lunghissimo, mi ha annoiato infinitamente e non ho altre parole da sprecare. Ecco bene, quindi per il secondo film direi una leggera bocciatura. C'è da dire che appunto, tornando un attimino al film che ci ha parlato Marco all'inizio, io dovrei avere anche da qualche parte, vediamo se la trovo, ok, La Locandina, che è questa, di A Light Never Goes Out, credo sia La Ah, Locandina. ok, sì, il poster l'avevo visto, sì. Ok, il poster credo europeo, ha già partecipato a una marea di festival. Io aspetto ancora una distribuzione del film del figlio di Eric Zhang, quello che parla della ragazzina bullizzata a scuola, non ricordo nemmeno più il titolo, è uscito 2 anni fa, che mi sembrava veramente un film molto interessante e che negli Stati Uniti ha avuto un grande successo anche di critica. Vediamo se questa Light Never Goes Out
ci arriverà, insomma, arriverà anche da noi. Ok. Ok, abbiamo letto il commento di Marco, quindi comunque Marco ci ha dato quantomeno la testimonianza del Far East. Ritorniamo appunto, scusami, a Wong Kar-wai. Abbiamo detto regista 65enne, divenuto popolare qui in Europa, ma soprattutto in Europa, ma anche in Italia nei primi anni 2000. E ha girato, credo, una dozzina di film, forse qualcosa meno. Il suo esordio è As the Years Go By del 1988, che è presente nel cofanetto. E ora direi, insomma, di andare a parlare del cofanetto nello specifico, perché tu hai molte cose da dire. Quindi ti Sì. lascio. Ok, aspetta, c'è un momento, chiedo scusa. Ciao ragazzi, anche io purtroppo non riesco ad essere con voi. Un salutone e buona live. Credo che questo sia il commento, visto che non riesco a vederlo da qui, di Carlo Tagliazucca, che quindi ufficialmente ci dice che non riesce a venire. No, è Va bene, Fabiano. allora lo prendiamo impegno a convocarlo una prossima volta. Ok, quindi mi sa che stasera siamo solo io e te. Sono caduti tutti, papà. Succede. Non so perché StreamYard non mi faccia leggere i nomi dei commentatori. Questo è un bel mistero, però. Va bene. Fabiano, grazie, sì, Ah, ok. no, Fabiano, ok. Allora. Ok, quindi direi di entrare un attimino nel succo appunto di questo cofanetto, una questione di stile che startup presentata dalla CG Entertainment una settimana fa, ora ho perso un po' il conto, ecco qui si vede la copertina e la taglina appunto in cui la CG sta presentando questa opera, 6 Blu-ray più contenuti extra più cartoline, quindi si presenta a questo box Eco Green, lo stanno chiamando, non ho ben Sì, capito. sul sito c'è scritto Echo Box, che devo Eco dire Box. la verità, è la prima volta che lo sentivo, però può darsi che stiano sperimentando anche Eagle Pictures con le edizioni di alcuni Blu-ray, Sì, Green, Evergreen Collection le Box, chiamano. tutti, sì. Però non è la prima startup cui presentano questa Echo Box, perché se non ricordo male anche Battle Royale, che è Sì, che tra un'altra. l'altro sì, dovrebbero cominciare a spedire prossimamente. Dicevano che era in corso il doppiaggio del secondo film e il ridoppiaggio del primo, quindi presumo stiano ultimando queste sessioni. Benissimo, ok. Cosa possiamo dire su questo film? Io intanto vado a condividere lo schermo, almeno vediamo insieme un po' anche le caratteristiche, i contenuti extra, perché Certo. parliamo di un prodotto che è a metà strada, quindi parliamo ancora di una materia che è sostanzialmente liquida. Noi ci auguriamo che il cofanetto si faccia, però noi come fans italiani, chiaramente, come fruitori, però ci rendiamo conto che il mercato è in una fase un po' particolare. Di recente la CG ha interrotto appunto la startup di Nirvana, quindi purtroppo non possiamo ancora cantare vittoria, ecco quello che volevo dire, però ci sono delle cose da dire, sia nel bene, tra virgolette, chiaramente nel male, comunque noi portiamo insomma l'idea, bisogna parlare, dire quel che è giusto, ok? Non trovavo il termine, eccoci qui, sono entrato nella pagina Cecchigori. Il ritratto di un regista inquieto e visionario, geniale e rivoluzionario, il cinema di Wong Kar-wai in versione restaurata. Anche qui, il progetto, grazie a Taker Film, ok, c'è sempre la solita triangolazione collaborativa con Taker e Far East, immagino. Per partecipare ai crowdfunding, io andrei a elencare, poi ti lascio la parola un attimino, cosa conterrà l'edizione, ok? Non so, penso che anche i ragazzi a casa riescano a vedere bene. Allora, 6 Blu-ray. Quindi ci sono i 6 film che sono As the Years Go By, appunto, Days of Being Wild, Hong Kong Express, Angeli Perduti, Happy Together e In the Mood for Love. Prime contestazioni per il fatto che manchino Ashes to Ashes 2046, però vabbè, si può, queste sono un po' illazioni, diciamo, sono dichiarazioni lasciate per il provano, però ci sono dei contenuti extra, non per tutti i film. Per esempio, per In the Mood for Love ci sarà il making of, 3 scene tagliate e finale alternativo. Poi ci sarà Tony Leung video musicale. Tony Leung ha cantato un brano per In the Mood for Love. Sì, a volte credo, mi è capitato spesso di vedere interpreti che poi avevano anche fatto la parte No, musicale, partiamo sicuramente. da Jackie Chan, ma anche tantissimi altri, lo stesso Leslie Cheung, di cui ricorreva il 20° anniversario della morte, è stato un grandissimo artista musicale, quindi
sopperivano anche a questo. E poi c'è un ultimo extra per il film, che è appunti sulla realizzazione di In the Mood for Love. Poi per Hong Kong Express, 3 scene tagliate, intervista al direttore della fotografia Christopher Doyle, basta. E poi c'è gli extra per Angeli Perduti, sono 3 scene tagliate, intervista al direttore della fotografia, che è sempre Christopher Doyle, 6 card da collezione, packaging cartonato in formato Ecol Box, quindi altezza 26,7x17,7 di larghezza e 2,7 di profondità, con chemise, credo si pronunci, aiutami un po' te, e conterrà i 6 Blu-ray, i nomi dei partecipanti e partecipanti crowdfunding, ormai classico, classica sì. Iniziativa della CG, e numerazione della copia, che saranno 500 per che poi verrà data di startup, a chi partecipa alla startup, e che date 500 dopo per un totale di 1000 copie. Sì, ok. Già. Ok, c'è tempo fino al 17 maggio, come potete vedere. Vi evidenzio questa parte qui, che è la campagna di crowdfunding attiva dal 18 aprile, quindi è iniziata 10 giorni fa, in esclusiva sulla piattaforma cgtv.it. Ok, avevo l'indirizzo, verrà realizzata solo al raggiungimento dei 500 partecipanti. Preacquisti, in questo caso vengono definiti, effettuati entro il 17 maggio. Sarà pubblicato in edizione limitata a 1000 copie. Ok, quindi direi di aver detto un po' tutto in merito. Ora lascio a te la parola e totale libertà di espressione anche sulle questioni tecniche dei dischi. Sì, è un cofanetto molto interessante per il semplice fatto che questi film da un paio d'anni si trascinano dietro qualche polemica, perché comunque il lavoro di restauro sui film di Wong è cominciato alcuni anni fa. È stato coinvolto, se non sbaglio, è stato un lavoro congiunto tra Criterion Collection e L'Immagine Ritrovata di Bologna. Lui è stato interpellato appunto in occasione di questi restauri e ha deciso di fare alcune modifiche, a volte diciamo basilari, a volte abbastanza invadenti su alcuni film. Modifiche che ovviamente non hanno tardato a scatenare controversie e dibattiti tra i fan e gli amanti di questo regista, ma anche solo tra i cinefili che sono, diciamo, per la corrente di pensiero che un film non andrebbe più toccato una volta che esce fuori dalla sala montaggio. In particolare... In mezzo. Bisognerebbe poi dare alla fine la possibilità agli acquirenti di avere ambedue le versioni. Sì, ecco, questa è una questione che a me da una parte affascina moltissimo, perché comunque vado spesso a vedere di quanti film esistono versioni alternative, versioni mai uscite, versioni censurate, oppure versioni come nel caso di Blade Runner, che sono state riviste, modificate più volte nel corso degli anni. E questo è un caso interessante perché c'è tutto questo corpus, diciamo, di film, di pellicole di Wong che tutto in un colpo è stato rivisto dal suo stesso autore, e quindi quando è uscito il cofanetto della Criterion in America sono state rese disponibili solo queste nuove versioni restaurate. Quindi questo era già il primo punto che ha fatto discutere tutti quanti, cioè come dici tu, non sono state rese disponibili le versioni originali, quelle con cui tutti quanti abbiamo visto questi film fino a un paio di anni fa. Per esempio, perdonami, in condivisione delle immagini che mi hai mandato, quindi faccio sì. Un piccolissimo passo in avanti. Per esempio, questo qui è Days of Being Wild, il suo secondo film. Questa era la versione originale. Ecco, vedete che già si nota una differenza abbastanza palese nei colori. Io sono andato a ripescare alcune dichiarazioni di Christopher Doyle, che, se non sbaglio, curò la fotografia proprio a partire da questo film. Poi ha instaurato una partnership con Wong abbastanza duratura, e lui disse alcuni anni fa, fu intervistato in occasione dell'uscita in DVD del film, si lamentava che era troppo poco verde. Ha detto che per lui proprio il verde era stata una scelta tra lui e Wong di
applicare questa tinta dominante alle immagini del film, perché gli volevano dare un tocco più vintage, volevano farlo sembrare un film degli anni 60. Lui se dice non sbaglio, è successo, perdonami, una cosa molto simile un anno fa, due anni fa, al Blu-ray di Fantozzi, solamente che avevano a colorimetria più tendente al giallo e al verde. Sì, c'è anche quest'altra, diciamo, questione che riguarda molti restauri recenti, soprattutto molti restauri provenienti dall'immagine ritrovata, di tantissimi film, anche di genere o di produzione diversa, che spesso e volentieri nelle versioni restaurate appaiono con queste forti dominanti gialle o verdi. Qui le parole di Doyle si ricollegano un po' a quello che disse Wong in occasione dell'uscita del cofanetto, cioè gli era stata prospettata gli erano state prospettate due opzioni: o riportare i loro film alla versione originale, oppure cercare di fare delle modifiche per rispecchiare quella che adesso è la sua, diciamo, la sua idea di come questi film debbano essere visti. E lui ha detto che ne ha approfittato senza mezzi termini, ha cambiato a volte anche in maniera radicale il look dei film. Ora, come vedremo, ci sono alcuni film in cui la cosa, diciamo, effettivamente poteva avere un senso, altri in cui è difficile capire quanto l'autore sia andato a stravolgere totalmente un film che per tutti ormai si era impresso nell'immaginario. Questo per esempio è Fallen Angels, Angeli Perduti, che è forse quello che ha avuto le modifiche più vistose. Non solo i colori che diciamo adesso hanno una spinta in più, sono un po' più contrastati, ma il formato del film, che è passato dal widescreen, cioè o meglio dal diciamo formato a schermo pieno, che sarebbe l'aspect ratio 1.85:1, al formato con le bande nere. Lui disse che era nelle sue intenzioni originali fare uscire il film così, non era stato possibile per degli errori in laboratorio, e lo ha voluto fare adesso. Lo ha fatto adesso forzando anche un pochino le immagini, perché se fai caso, passando da una all'altra, si vede che l'immagine è stata un po' strecciata. Come lo stretch, esatto. Così dire. Sì. Questo è quello che ha fatto discutere più di tutti. In Angeli Perduti, tra l'altro, ci sono alcune scene che erano a colori e lui ha voluto rendere in bianco e nero. Sono accorgimenti che lui ha voluto apportare al film. Lui ha parlato del esatto. Ha parlato del formato, per dire che il formato anamorfico comunque gli dava l'idea di enfatizzare la distanza tra i personaggi, di usare questi angoli un po' più evidenti. E poi i colori, io ammetto che ancora non ho visto le nuove versioni, infatti sono curioso del cofanetto anche per questo. Ho visto i film solo nelle versioni originali e quindi vorrei anche capire le modifiche apportate sui colori, quanto possono influire a livello di percezione, a livello di messaggi che il film può trasmettere. Indubbiamente significa avere una nuova esperienza con tutte queste pellicole. Bisognerà vedere appunto poi se si è fatto prendere un po' la mano, come hanno fatto altri registi, oppure se si possono considerare alterazioni tutto sommato accettabili. Ecco, Hong Kong Express secondo me è uno dei migliori. Nella versione restaurata ci guadagna tantissimo, perché i colori adesso sono molto più vividi, più naturali. Il nuovo Blu-ray, tra l'altro, ha ripristinato il formato originale. Questo era un caso in cui il film era stato effettivamente girato così, ma poi per tutte le conversioni fatte in un video aveva perso il suo formato originale. Secondo me ci guadagna tantissimo. Questo, fortunatamente, essendo anche uno dei suoi film più grandi. Più caldo nella colorazione adesso. Sì. C'era un altro film, non mi ricordo esattamente qual era. Vado a ricontrollare. In cui... Happy Together, il film del 97 con Leslie Cheung e Tony Leung. Era sempre famoso, era diventato famoso perché aveva questi colori molto saturi, proprio belli forti, sparati, e guardando il restauro salta fuori che forse non era effettivamente la versione più accurata rispetto a come il film doveva essere, perché soprattutto poi quando si potranno fare i confronti con delle immagini provenienti dai dischi veri e propri, credo che molti noteranno che al di là di questo aspetto che poteva essere ritenuto una cosa stilistica,
effettivamente in alcune scene i colori erano troppo sparati, troppo, diciamo, erano blown out, come dicono in inglese. La versione restaurata, secondo me, anche qui potrebbe essere rivalutata in positivo. Chiaramente io, come dicono tutti quanti, un conto è giudicare le immagini così, soprattutto nel confronto diretto, quindi come nel caso di Days of Being Wild, vedere quel verde così forte e pronunciato rispetto alla versione originale fa un po', diciamo, è quasi un pugno in un occhio, però senza un confronto, vedendo il film in movimento sulla TV, secondo me molte cose poi saranno ridimensionate. Poi stavi facendo vedere anche immagini di The Mood for Love, e anche lì era già passato, ci ritorno subito. Eccoci. Tra l'altro, torna un attimo all'immagine di prima, volevo far vedere una cosa, quella con... Qui, giusto per far capire che comunque queste modifiche non sono tutte negative, perché nella versione precedente c'erano alcuni dettagli che si erano persi completamente, affogati nei neri. Qui il restauro ha ritirato fuori alcuni elementi che prima non erano visibili. Quindi bisognerà valutare caso per caso, secondo me. Chiaro, il grosso handicap è quello che dicevamo all'inizio, rimane il rimpianto di non poter avere tutte e due le versioni per ogni film. Tra l'altro nel cofanetto Criterion c'erano i 7 film e di Days of Being Wild c'è anche una versione alternativa, un montaggio, non mi ricordo per quale mercato era previsto, però... diciamo, era interessante, almeno in quel caso avevano preservato due versioni diverse della pellicola. Diciamo che come spesso accade per queste nuove uscite, poi comunque parleremo, appunto, come hai detto te, con i dischi in mano, perché poi c'è da capire quale sarà veramente il risultato all'occhio. Diciamo che tenersi vecchi DVD comunque potrebbe voler dire avere un'edizione proprio diversa del film a livello visivo. Sì. Quindi chi già sta pensando di vendere DVD di In the Mood for Love, tra l'altro è un'edizione bellissima a doppio disco della Miramax, non vorrei dire una cavolata, non mi ricordo di chi, a doppio DVD, quindi teneteveli stretti, o meglio aspettate, perché magari poi troverete un film che magari vi soddisferà ancora di più, ma che però sarà diverso proprio da un punto di vista estetico a questo punto. Sì, la maggior parte delle modifiche sono estetiche, quindi chi magari si preoccupa perché sono andate perse delle scene non deve avere timore. L'unica, secondo me, modifica rilevante che non ha a che fare con le immagini è sempre su Happy Together. Praticamente Wong parlava di un incidente in laboratorio che aveva fatto rischiare di perdere alcune sequenze dei negativi originali. E a farne le spese non sono state le immagini quanto il sonoro. E per ovviare a questa cosa hanno dovuto rimuovere dalla versione restaurata alcuni monologhi, alcune parti in cui c'era la voce narrante di Tony Leung in sottofondo dalla nuova versione. Non sono tantissime queste scene, però ecco, per esempio c'erano alcune parti, non so se chi ci segue ha visto il film, c'erano alcune parti in cui il personaggio fa degli accenni a suo padre, che comunque è una parte della trama che poi avrà una sua importanza. E in alcuni di questi monologhi c'erano appunto degli accenni alla figura del padre, che adesso non ci sono più, perché appunto evidentemente queste parti non erano più recuperabili dopo questo incidente. Quindi questa è stata una delle modifiche più incisive, ma capisco anche dettata da cause di forza maggiore. Ok. Quindi c'è una curiosità veramente, veramente alta sul risultato finale. Ma detto che l'edizione Criterion, se non ricordo male, proporrà comunque film proprio sul disco 4K. Allora, nel cofanetto uscito due anni fa, erano tutti Blu-ray, però adesso stanno uscendo singolarmente i film in 4K. Okay. È uscito, mi pare, fino ad ora solo In the Mood for Love, credo che non tarderanno ad arrivare anche gli altri, anche se questo è uno di quei casi, fa strano dirlo per uno come me che diciamo sui 4K spende anche cifre abbastanza rilevanti. Ho dato un'occhiata alle immagini, il 4K di In the Mood for Love, sia la versione americana che quella uscita in Germania, non ha dato proprio tutta questa grande spinta in termini di maggiore risoluzione, maggiore dettaglio. Se non sbaglio non sono neanche in HDR, quindi i colori
praticamente cambiano di pochissimo. Quindi è uno di quei casi in cui comunque a noi italiani potrebbe essere andata bene, perché comunque avremo le migliori versioni, diciamo le versioni più recenti, più fresche di restauro di queste pellicole, e anche se non sono in 4K non sarà una grossa perdita. Ok. Volevo condividere un attimo con voi, ho fatto io un errore, chiedo scusa, la cover dell'edizione in 4K di In the Mood for Love, ecco qui, l'ho trovata, molto bella tra l'altro. Sì. Ci vuole un bel po' di soldini per averla. Sì, non so, ormai, il catalogo. Criterion, no, non è ancora disponibile, però Criterion già di suo propone dei prodotti che, diciamo, per la loro caratura, per il prestigio dello studio, sono più costosi della media. E adesso, tra l'altro, per chi li vuole importare da fuori gli Stati Uniti, si aggiungono tutta una serie di spese abbastanza pesanti che rendono l'acquisto di questi dischi abbastanza difficoltoso. E ne so qualcosa perché io compro tantissimo all'estero, ma dagli Stati Uniti veramente non compro da diversi anni, perché tra spedizione e dogana è diventato un incubo. Arrivi a pagare a volte anche tre volte tanto il costo di un film e purtroppo non ne vale la pena. Ed è un peccato perché Criterion adesso finalmente ha cominciato a distribuire 4K e stanno uscendo anche dei filmoni belli importanti. Penso solo ai film di Terry Gilliam, pian piano stanno riuscendo tutti in Ultra HD. Quindi c'è da sperare che almeno in Europa cominciano ad arrivare con un po' più di frequenza, perché sì, ok, dogana anche lì, ma almeno il portafoglio soffre un po' di meno. Ok, io non so se siamo verso l'esaurimento appunto dell'argomento cofanetto, una questione di stile. Comunque hai dato un grosso contributo in merito appunto a quelle potrebbero essere, anzi quelle sicuramente saranno le caratteristiche tecniche di questo box che si spera comunque si farà. Non mi soffermerei più di tanto per ora a parlare del prezzo, che mi sembra sia rientri un po' in quella tipologia di polemica non tanto sterile, quello lo è a prescindere, però dove insomma è un po' difficile anche inoltrarsi, perché comunque insomma parliamo comunque di film che hanno goduto di un nuovo restauro e tutto. Poi c'è chi trova eccessivo spendere 100 euro, c'è chi lo trova un prezzo giusto. Per ora a quanto pare sembra un prezzo giusto per almeno 300 persone, quindi si Sì, sarà un po'. allora, i film erano molto attesi. Il primo annuncio Tucker lo fece, se non sbaglio, proprio un anno e mezzo fa. In quell'occasione si parlò solo di In the Mood for Love. Tornò anche al cinema. Tra l'altro, se sì. non ho capito male, ha incassato anche un sacco di soldi al cinema e ritorno in Sono tempo. stati riproposti tutti al cinema a partire da In the Mood for Love, e quindi è stata anche l'occasione giusta per, diciamo, far tornare la voglia a molti appassionati di rivedere queste pellicole. Quindi non ho dubbi che questa startup andrà in porto. E in ogni caso, appunto, sono film molto importanti e molto richiesti. Bene, 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 bene. Allora, insomma, ci aggiorniamo appunto sulla questione, una questione di stile, e vediamo un attimino come procede la cosa. Direi che è l'argomento principale, infatti l'abbiamo dedicato un terzo ipotetico della diretta, però direi che possiamo anche esaurire qui. Io non so, non mi viene in mente nient'altro da aggiungere. Sì, alla fin fine, come dicevo, parlare del cofanetto è stata la scusa anche per, diciamo, parlare di un argomento che in un video è molto dibattuto, cioè appunto la questione delle versioni, montaggi alternativi, differenti, che è sempre all'attenzione di tutti perché io non voglio essere pessimista, ma credo che l'home video godrà ancora di alcuni anni, dopodiché si rischia effettivamente un passaggio totale ai supporti volatili, quindi il supporto fisico è messo abbastanza male, quindi l'occasione di avere dei film, di poter collezionare dei film, di riuscire ad avere più versioni possibile di un film, specialmente le versioni originali, così come sono state viste al cinema, è importantissimo. E soprattutto è affascinante il discorso di film che vengono magari riportati alla versione originale, come dice l'autore, però di fatto
per alcuni la versione originale è sempre stata quella che hanno visto fino ad ora. Quindi anche magari un errore che all'epoca può aver causato una, diciamo, una divergenza nelle immagini, per molti comunque era quello il legame affettivo che avevano col film. Quindi è sempre un argomento molto, molto stimolante. A parte questo, direi che abbiamo esaurito quello che c'era da dire. Perfetto, perfetto. Allora, passiamo al secondo argomento, che è Bruce Lee, il cofanetto in 4K della Arrow Video, altra uscita attesissima, quest'estate uscirà a luglio, appunto grazie all'etichetta inglese Arrow Video, che penso ormai sia molto famosa anche in Italia, insomma negli ultimi 5-6 anni ha stampato un sacco anche di cinema italiano, viene a pensare solo a Lucio Fulci, lo stesso Argento, e che si dedicherà a questa sorta di cofanetto definitivo dedicato appunto all'opera omnia di Bruce Lee. Ci sarà questo cofanetto che prevede, mi pare, 9 dischi. Sono 10 dischi. Okay. Ok, ci saranno due versioni, di cui una, se non ho capito male, sarà proprio esclusiva sul sito dell'Arrow, che è quella con la copertina gialla. Okay. Ora metto in condivisione lo schermo, almeno vediamo anche la copertina, vediamo anche tutta una serie di informazioni che sono uscite proprio in questi giorni. Ok, ecco qui potete vedere l'immagine del cofanetto in 4K, 120 sterline, 159 euro è il costo, non è poco, però qui parliamo di un prodotto veramente gigantesco, c'è veramente un sacco di cose dentro, c'è il book, ci sono le cartoline, poster. Libro 200 pagine, non parliamo di un booklet piccolino. Ok, parliamo proprio di un libro vero e proprio, insomma. Sì. Chissà se è un libro tipo biografico o più sulla lavorazione dei film o mezzo. Allora, qui credo parla semplicemente di saggi scritti da vari autori. Ok, vedo Walter Cho, Henry Blitt, Andrew Stanton, non li conosco. Sì, credo... Credo siano dei saggi, però può darsi che ci siano alcuni elementi biografici. Ok, 200 pagine di book, poi ci sono 24 card. Ok, sì. Poi ci sono 10 foto di Bruce Lee in azione, 10... cosa sono, scusa? Glossy, dovrebbe essere lucide. Ok, perfetto, in cartoline per il tipo lucide. Poi c'è questo poster reversibile, tra l'altro. All'interno del cofanetto troviamo appunto dei Big Boss, c'è il disco 4K, poi c'è addirittura il cut alternativo, The Mandarin Cut, sempre di The Big Boss. Poi abbiamo Fist of Fury, 4K, disco 3, disco 4, The Way of the Dragon, sempre col 4K, disco 5, Enter the Dragon, che però qui c'è solo il Blu-ray. Enter the Dragon è i tre dell'Operazione Drago sul mercato italiano, e qui credo ci sia da dire una cosa interessante, perché se c'era l'idea del cofanetto definitivo, possiamo dire che purtroppo, almeno a mio parere, la mancanza del disco 4K, di quello che è il film che l'ha reso leggenda assoluta, è un po' una cosa che lascia un po' così l'amaretto in bocca, ecco, non proprio l'amaro ma l'amaretto. È una cosa, a me dispiacerebbe, per esempio, ora io sono escluso dalla possibilità d'acquisto perché non c'è la lingua italiana, io ho ancora il box in DVD della Dall'Angelo Pictures, quella ancora con le versioni non censurate, quindi e poi c'ho un Blu-ray Warner Bros, se non ricordo male, di tre dell'Operazione Drago. Sì. Ok, cosa puoi dire in merito appunto al quinto disco che ci propone solo il Blu-ray di Enter the Dragon? Sì, allora, è l'unico film Enter the Dragon che, diciamo, i diritti non sono... Arrow non è riuscita ad avere i diritti del film, ha ottenuto solo questa concessione di includere nel cofanetto la versione uscita per il 40° anniversario in Blu-ray. Ricordiamo che 2 anni fa era uscito un cofanetto Criterion negli Stati Uniti, che era molto ambito proprio per il fatto che aveva tutti e due i montaggi di Enter the Dragon, i tre dell'Operazione Drago, nelle versioni restaurate. Tra l'altro io ammetto che
ignoravo l'esistenza di due versioni del film. Effettivamente, quella che noi conosciamo, quella che è la più, diciamo, è stata l'unica disponibile per tanti anni, era un montaggio esteso che si chiama Special Edition, realizzato nel 98. Però effettivamente la versione originale del film, cioè quella che non includeva la scena iniziale che conosciamo tutti quanti, è stata inclusa in questo cofanetto. L'Arrow, purtroppo, come dicevo, non ha i diritti del film, e hanno, quindi, diciamo, per ovviare a questa lacuna, hanno comunque voluto inserire per completezza la Special Edition del Blu-ray, che comunque è una buonissima versione, la stessa che è arrivata in Italia per il 40° anniversario. È un buon Blu-ray, però chiaramente sì. A luglio, non a luglio, ad agosto uscirà il 4K del film, edito però da Warner Bros. Quindi questo è il motivo per cui, in parole povere, non è stato potuto includere nella versione Arrow. Io spero che, quantomeno, dopo aver, diciamo, messo il veto alla Arrow, la Warner faccia una bella edizione con tutti i crismi. Sarebbe una doppia fregatura, insomma. Sì, vuoi o non vuoi, chi vuole tutti i suoi film in 4K dovrà comprare sia il disco Warner che il cofanetto dell'inglese. Però ecco, appunto, spero che il 4K della Warner a questo punto includa tutti e due i montaggi in Ultra HD, perché, voglio dire, sarebbe uno spreco non farlo. Siamo veramente a quella che dovrebbe essere l'ultima edizione di questo film, e bisognerebbe dare la possibilità a tutti quanti di poterlo vedere in entrambi i cut, anche perché, come dicevi tu, è il suo film probabilmente più conosciuto. Però ecco, il cofanetto dell'Arrow ha veramente dentro tanta di quella roba che c'è da passarci giorni e giorni solo a guardare gli extra. Tra l'altro, guardando le foto, ci sono praticamente tre dischi solo di extra e un disco dedicato solamente alla versione, al montaggio, il Mandarin Cut di The Big Boss. Mi scuso, tra l'altro, se non dico i titoli italiani, ma spesso e volentieri me li scordo. Io ormai sono troppo abituato a quelli inglesi. The Big Boss dovrebbe essere... Mi preso un attimo, il contropiede, il furore della Cina colpisce ancora. Esatto, sì. Che era il film da cui tutti si aspettavano moltissimo per questa uscita, perché appunto circolano queste foto di queste fantomatiche scene molto violente che sono state tagliate tantissimi anni fa, e non sono più, diciamo, riapparse. Una di quelle era la famosa scena della sega di uno degli scagnozzi nel terzo atto del film, che viene proprio ammazzato con un colpo di sega da Bruce Lee. Va alla villa ad incontrare... Sì. Un altro piccolo aneddoto che magari sanno già tutti, nell'edizione italiana, quella poi uscita nei primi anni 70, 72, 73, c'è la colonna sonora di Pink Floyd sotto, non so se lo sapevi. Sì, questa cosa l'avevo letto. Pink Floyd, non so mai quanto ufficialmente sia stata questa cosa, però sul DVD, appunto, della Dall'Angelo Pictures, il cofanetto, che ora vado a prendere di là, c'è appunto questa versione con le musiche di Pink Floyd, credo tra l'altro tratte da Dark Side of the Moon, non mi ricordo se che brano ci fosse, forse Time, ma non mi ricordo. E niente, c'era questa piccola aneddoto, ora mi era venuto in mente, mi faceva piacere dirlo, perché magari qualcuno magari ancora non l'ha visto. Sui film di Bruce Lee si potrebbe discutere per giorni e giorni, anche... Uscito di tutto e di più ormai. Al di là dell'influenza che hanno avuto, del fatto poi della Bruceploitation che ha generato... E anche, tra l'altro, stanno tornando di moda anche quei film, riappariranno in Blu-ray anche quei film. Chiaramente ovunque, in qualsiasi mercato, anche nelle Filippine, tranne che in Italia. Questo ci tengo a ricordarlo perché, ora magari certi film magari non li compro nemmeno io perché non mi interessano, non è che prendo a prescindere il prodotto di Hong Kong, però per dire... che in molti paesi trovano modo di far uscire veramente cose che hanno zero mercato, idealmente. Qui in Italia non sappiamo nemmeno se ad agosto uscirà il 4K dell'Operazione Drago, ecco. Sì. Ti faccio andare avanti, vado a prendere il cofanetto di Bruce Lee, perché mi piaceva. Ok. Sì, bisognerà aspettare agosto, perché comunque...
Il film è stato restaurato appunto in 4K ed è stato incluso al momento in una serie di raccolte di antologie fatte dalla Warner Bros. Se non sbaglio sono 4 cofanetti che usciranno a cadenza, se non sbaglio ogni 2 mesi, entro quest'anno comunque per festeggiare i 100 anni della Warner Bros. Escono questi cofanetti con grandi classici che sono stati restaurati. E Enter the Dragon, Enter dell'Operazione Drago, è incluso tra questi classici. E dovrebbe uscire appunto in versione singola, in versione isolata, ma per l'Italia bisognerà vedere. Fa ben sperare il fatto che l'edizione 40° anniversario è uscita anche da noi, però io comunque fino ad agosto starò sempre sul chi vive. In ogni sì, ma caso, credo ci saranno grossi problemi, ecco, idealmente. voglio sperare che almeno su un film di questa caratura campione di incasso anche in Italia questo film, quindi insomma non, voglio sperare che non faccia piuttosto scherzi. pubblico, anche più generalista. Niente, volevo far vedere al volo questo cofanetto, tra l'altro mi fu consigliato da un utente su Hong Kong Cult Italia, me lo procurai, che ora non vorrei dire una castroneria, qualcuno poi magari può correggermi, sono le uniche edizioni DVD italiane, poi anche quelle Blu-ray uscite, quel disastro della Eagle Pictures di 3-4 anni fa, che hanno le versioni integrali dei film, quindi con le scene di nudo, per quanto riguarda L'urlo di Cem terrorizza anche l'Occidente, quando lui, se non ricordo male, quello è quello il film quando va quando si ritrova in camera con delle prostitute, ma Sì. forse il film è Dalla Cina con Furore, forse, ho detto una cavolata. No, Aspetta. non mi ricordo ora quale film lui si ritrova a letto con delle prostitute, Oddio, sai che vabbè. forse dovrebbe essere il primissimo, The Big Forse Il Boss. Furore della Cina colpisce ancora, hai ragione. Si Sì. chiamano queste scene di nudo che so che poi nelle altre edizioni sono state tagliate. Invece in questa della Dall'Angelo ci sono ancora un cofanetto fuori catalogo da parecchi anni, uscito una 15ina d'anni fa. Non so, magari se lo trovate in qualche mercatino, sappiate che nonostante ci sia scritto versione rimasterizzata, i film si vedono maluccio. Sono un moderato buon DVD, ecco, mettiamola così. Però, insomma, è una chicca, un bel cofanetto. C'è 5 film, Il furore della Cina colpisce ancora, Dalla Cina con furore, L'urlo di Cem terrorizza anche l'Occidente, quello famoso, la sfida finale con Chuck Norris. L'ultimo combattimento di Cen e l'ultima sfida di Bruce Lee, insomma, su questi film manca, appunto perché anche qui probabilmente i diritti erano della Warner Bros, manca i 3 dell'Operazione Drago, però insomma, è un cofanetto più che esaustivo, ecco, se lo trovate a 10, 15, 20 euro direi di prenderlo senza ombra di dubbio, parere mio, poi se lo trovate ancora meno meglio. Tra l'altro, vorrei anche sperare che l'uscita di questo box inglese possa spingere Eagle Pictures magari a ripensare un attimino a quello che hanno fatto la volta scorsa e a rimediare portando anche da noi questi 4 cult. Voglio dire, la linea 4 cult che stanno comunque portando avanti con molto successo sarebbe l'occasione perfetta per sfruttare questi nuovi restauri. Ok, Mirko Galantucci, nostro caro utente e amico di Hong Kong Cult Italia, che intanto Ciao salutiamo, ci Mirko. dice esatto. Le edizioni DVD con le sequenze più complete sono quelle con la scritta versione rimasterizzata, appunto quelle uscite con la Dall'Angelo Pictures, vendute singolarmente o nel box come quello mostrato da Fabio. Ecco, anche qui, velocemente, noi stiamo andando avanti, io sto ancora parlando di DVD quando qui ora sto parlando di 4K, ma se facciamo una riflessione ad ampio respiro, mi viene un po' da pensare come questi film usciti in DVD, che ormai sono sicuramente obsoleti, ci danno delle versioni di film più complete, per certi versi più fedeli a quella che è l'idea del regista o comunque dell'attore principale, rispetto a queste nuove edizioni che spesso sono tagliate, rimescolate, fotografia diversa. Poi tutte le volte esce una nuova edizione, è la Definitive Edition, quella voluta dal regista, non si capisce più niente. C'è sempre un sacco di casino dietro poi queste maxi operazioni, però tante volte, ecco, tenersi il DVD anche quando si decide di fare un upgrade può voler dire conservare appunto una versione di un film come magari poi non usciremo mai più a vedere. Questa è un po' la realtà dei fatti, quantomeno nei casi specifici, insomma, in questo qua, perché Sì. appunto le edizioni in Blu-ray della Eagle hanno anche delle scene tagliate oltre che a vedersi malissimo. Questa cosa mi fece molta rabbia perché insomma i film di Bruce Lee meritavano ben altro trattamento, ecco. Sì, ricollegandoci al discorso che facevamo prima, comunque è quasi un controsenso che con l'avanzamento tecnologico, la possibilità di restaurare film, portarli veramente a nuova luce,
Però poi si perdono per strada tante altre cose. Nel mercato italiano abbiamo questa bruttissima abitudine di edizione in edizione di perdere per esempio i contenuti extra. Ci sono tantissime persone che giustamente si tengono i vecchi DVD di 15-20 anni fa perché sui Blu-ray o sui 4K non ci sono documentari, making of che prima c'erano. O pensiamo anche solamente ai doppiaggi, chi è appassionato, chi è giustamente affezionato alle voci d'epoca di certi film, purtroppo nelle nuove edizioni, e posso fare un esempio recentissimo, si ritrova solo dei ridoppiaggi. È uscito sempre per Warner Il mistero del falco con Humphrey Bogart, il 4K con il ridoppiaggio. Il doppiaggio originale è perso, comunque bisogna andare a ripescare vecchissimi DVD, e questo purtroppo è una piaga che appunto colpisce tantissime edizioni. È un peccato veramente, perché comunque si parla in alcuni casi di un vero e proprio patrimonio artistico, in altri casi di chicche che per noi collezionisti, per noi appassionati, è veramente un peccato non poter possedere. Quindi, come dici tu, le Definitive Edition a volte lasciano un po' a desiderare. Ok, Fabiano ci aggiunge anche come commento: esiste anche un altro cofanetto pubblicato nel 2002 dalla DVD Storm, purtroppo di qualità infima. Io non ho questo cofanetto, non l'ho mai posseduto, ma mi ricordo che era un cofanetto rosso e nero che c'aveva appunto 5 film di Bruce Lee, gli stessi della Dall'Angelo. Ora adesso addirittura Fabiano ci fa sapere che quelle edizioni si vedevano ancora peggio, non ho dubbi. Con Bruce Lee hanno veramente trattato... Dobbiamo avere 80 versioni dello stesso film per averlo proprio per bene, evidentemente. C'è motivo per farlo uscire mai troppo bene, queste versioni, evidentemente, perché sanno che vendono lo stesso. Sì, purtroppo, allora, se parliamo diciamo in maniera schietta solo di qualità video, l'unico che ha avuto un po' di giustizia è stato appunto i tre dell'Operazione Drago. Sugli altri ancora stiamo aspettando. Ok, riprenderei un attimo il discorso relativo al cofanetto appunto dell'Arrow. Ritorno un attimo sulla scheda. Stavo parlando appunto il disco 5, abbiamo detto, se non ricordo male, ci presenta i tre dell'Operazione Dragon Blu-ray. Poi torniamo al 4K nel disco 6, Game of Death, il film tra virgolette mai del tutto completato, che qui si presenta anche nel settimo disco, con un'alternative version, poi ci dirai tu qualcosa in più, bonus disc di Game of Death come ottavo, qui solo in Blu-ray, Game of Death 2 addirittura, questa volta però da un negativo in 2K, quindi in Blu-ray, e poi il decimo disco c'è un documentario, un'alta definizione, Bruce Lee The Man and The Legend, e Bruce Lee The Legend, il primo del 73 e l'altro dell'84, quindi c'è anche una quantità industriale di documentazione, oltre che di film, insomma, c'è veramente tanto questo cofanetto. Ci puoi dire qualcosa riguardo a Game of Death, visto che ci saranno ben stavo... due sì, anche più di due versioni, leggendo. Questo è un argomento che interessa particolarmente i patiti di Lee, perché appunto, come saprete, si parla del film che lui non ha mai potuto completare e che sarebbe dovuto essere nelle sue intenzioni la sua, diciamo, testimonianza artistica. Di fatto lui riuscì a girare solo una quarantina di minuti del film, che si possono trovare anche facilmente su YouTube, e quindi in molti stanno aspettando questo cofanetto anche per vedere se comunque ci saranno questi 40 minuti finalmente restaurati, presentati secondo un montaggio che più o meno dovrebbe rispecchiare le sue idee. Io leggendo qui vedo appunto che sono elencate almeno 4-5 versioni di Game of Death. Ora cerco di leggere un po' in dettaglio. Innanzitutto viene nominata una International Cut, che dovrebbe essere quella che conosciamo tutti quanti, quella che poi è stata rigirata con altri attori, eccetera, eccetera. Un montaggio giapponese, poi Chinese version of the film, quindi una versione cinese, poi ancora two alternate Cantonese and Mandarin versions, quindi due versioni alternative in mandarino e in cantonese, quindi siamo ad almeno, sì, 4 o 5. Volevo capire se c'era appunto, qui c'è Disco 8, bonus disc di Game of Death,
C'è questo contenuto che si chiama The Final Game of Death, praticamente un saggio di 3 ore, realizzato proprio dalla Arrow, che incorpora tutto il materiale disponibile girato da lì in un restauro 2K. Quindi sarà molto interessante vedere appunto come sarà proposto, se appunto avranno ripescato quel montaggio che dicevo io. Mi dispiace invece non vedere, a meno che non me lo sono perso, il documentario Warrior's Journey, che è molto molto bello, quello che è stato curato dall'amico di famiglia dei Lee, John Little, se non sbaglio. Era un bel documentario, tra l'altro era uno dei pochi che per tanti anni aveva incluso questi fatidici 40 minuti. Comunque, voglio dire, già avere 4 versioni diverse del film è tanta roba, cioè, nel senso ce n'è per tutti i gusti, ognuno può scegliere quello che vuole, quindi veramente un lavorone che era stato, se non sbaglio, se ne parlò la prima volta, lo avevano messo tra le loro anteprime almeno 2 o 3 anni fa, poi non se ne è parlato più perché comunque nel frattempo Arrow aveva fatto altre 10.000 cose, però credo che questo qui si candidi come l'uscita dell'anno, perlomeno in Gran Bretagna. E lì comunque quest'anno è uscita anche tanta bella roba, quindi non è poco. Già, direi che l'argomento va in via di esaurimento, non so se si può aggiungere altro, anche qui c'è da attendere, mancano ancora 4 mesi comunque. Su Amazon credo si possa trovare l'altra versione, quella col cofanetto rosso. Sì, la versione che Ok, quella che sarà disponibile oltre quindi. Per tutti. all'esclusiva Arrow. Tra l'altro mi pare che il prezzo più o meno fosse lo stesso, perché confermo che tra i due cofanetti non cambia assolutamente niente al di fuori dell'estetica, i contenuti sono identici, quindi. Ok, giusta precisazione. Niente, direi che abbiamo esaurito anche questo argomento, anzi io fremo proprio per entrare nell'altro. Ok, siamo quasi a un'ora di diretta, quindi siamo nei tempi, stiamo entrando in circa quella che dovrebbe essere l'ultima mezz'ora. Intanto invito chi ci sta seguendo, se vuole porre qualche altra domanda, senza nessun problema. E noi ora passiamo però a un altro argomento che mi preme molto per un film che non è tra i miei preferiti in assoluto e non è nemmeno tra i miei preferiti del regista in questione, però è un film che io ricordo sin da piccolo, quando lo davano su Italia 1. Non sapevo chi l'avesse girato, però mi sembrava un Van Damme un po' strano, no? Un po' più Sì. non confinato a fare a cazzotti con altro nell'arena, no? C'era un po' più questa fase investigativa, così, un taglio di capelli un po' tardivo Il di famoso Van Damme. mallet, bellissimo. Esatto. E tutto sommato un film anche decisamente un tocco più autoriale, un po' più recitato da Van Damme, sempre per quanto si debba usare Nei virgolette suoi d'arte. standard, sì, certo, per i suoi standard. Esatto. E parliamo di Senza Tregua, perché a giugno arriva anche in Italia il disco in Ultra HD in 4K, in formato addirittura steelbook, quindi cioè, siamo passati dal vecchissimo DVD, l'altro fuori catalogo, a un'edizione in Blu-ray. Che è andato fuori catalogo molto velocemente perché io mi ricordo, insomma, già ad oggi ha dei prezzi abbastanza interessanti. E mentre però dobbiamo constatare che all'estero uscirà questo Ben di Dio su Zabbi, credo disponibile, che include appunto la steelbook all'interno di un box dove ci sarà il poster del film, cartoline e book come al solito, no? Queste ormai classiche edizioni con cartoline, poster e steelbook, ormai sono un po' lo standard, un po' fotocopia, però va detto che da noi ci dovremmo accontentare solo della steelbook con il 4K e il Blu-ray, mentre all'estero, tra l'altro, dovrebbe avere anche audio italiano questa edizione che uscirà. Anche il disco inglese, cioè di fatto hanno l'edizione che esce in Inghilterra e in Italia è la stessa, il disco è sempre quello, quindi sì, cioè, chi lo volesse acquistare anche all'estero, l'audio italiano lo trova. Ok, si sa nulla su questo nuovo master in 4K? È uscita qualche indiscrezione? Allora, il film era uscito in 4K in America, tra l'altro nella versione Unrated International Cut, che era quella un po', alcuni la chiamavano Director's Cut, ma in realtà non è proprio così. Era comunque una versione leggermente più lunga, con qualche
frame, qualche scena in più rispetto a quella che appunto abbiamo sempre visto, ad esempio, in TV. Okay. Era comunque, ho visto le immagini, un disco eccellente, sono tornati i negativi originali, scansionati in 4K, quindi... Kino Lorber, mi pare, il primo 4K. Kino Lorber, esatto, esatto. C'è il pacchetto completo, è un'ottima versione del film, credo, senza ombra di dubbio, la migliore disponibile oggi, e dovrebbe arrivare pari pari da noi, così com'è. Speriamo anche nei contenuti extra, perché se non ricordo, anzi, sicuramente c'è un'intervista fatta ex novo a John Woo. Allora, nel disco americano ci sono 4 nuove interviste. Sì. C'è intervista a John Woo, intervista a Lance Henriksen, che è tra gli attori, a un'altra attrice, Yancy Butler, e al coordinatore degli stunt. C'è anche un nuovo commento audio fatto da Brandon Bentley e Mike Leader, due, diciamo, esperti di film d'azione. Quindi, secondo me, se dovessi... Allora, magari poi dirameranno i contenuti anche del disco inglese, quindi non ci saranno dubbi, però... Se dovessi scommettere, magari forse l'intervista a John Woo dovrebbe arrivare, sul resto non saprei. Porca miseria, io non lo so. In Italia verrà editato dalla Universal, questo? Dovrebbe essere un disco Universal, sì, 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 sì. Ok. Non so a livello di... a livello di statistico quante volte la Universal fa uscire in Italia dei film già usciti all'estero senza prenderne gli extra, cioè non so se c'è un... se mi può aiutare in tal senso. Cioè film di Universal con meno contenuti rispetto alle edizioni straniere. No, nel senso, c'è un... Scusami, forse mi sono spiegato male, io chiedo scusa anche a chi ci sta ascoltando. No, tranquillo. Esiste un precedente che ci potrebbe far pensare male, un precedente concreto... Pensa al male sul fatto che potremmo avere solo un'intervista di queste quattro. Parlo per la Universal. Allora, guarda, l'esempio più vicino, recente, che mi viene in mente è La cosa di John Carpenter. Universal comunque ha fatto uscire un cofanetto anche in Italia. Giusto. Che aveva quasi tutto. C'erano alcune differenze, nel senso che magari all'estero avevano incluso il CD della colonna sonora, mentre da noi al posto di quello c'era il disco DVD del film. Però fondamentalmente, dovrei andare a rivedermeli, ma c'erano un bel po' di extra. Forse, ecco, non proprio tutti quelli delle edizioni straniere. Però qui c'è già un passaggio in più, perché si parla di una prima edizione americana, che poi è stata, diciamo... prelevata dai distributori europei, quindi non lo so. Okay, okay. Potrebbero, secondo me, almeno le interviste dovrebbero arrivare. Sul commento audio invece temo di no, perché solitamente vengono snobbati in italiano. Comunque un'ottima notizia, insomma, abbiamo anche in Italia il primo 4K dedicato a John Woo. Sinceramente non ci speravo nemmeno più ne arrivasse uno, però tanto se non sbaglio il secondo, perché c'è anche Mission Impossible 2. Giusto, quindi lo teniamo in considerazione. Tra l'altro è forse il mio Mission Impossible preferito, io non amo molto la saga, però giusto, hai ragione, va messo anche quello, comunque, anzi forse il film suo americano che ha incassato più di tutti. Senti Riccardo, hai presente un po' quei film che te vedi con tanta voglia, appunto, con tanto hype, però per la prima ora, proprio questa diretta, sembrano non decollare, c'è sempre bisogno di un qualcosa per farla decollare, no? Sì. Noi abbiamo l'elemento che ora la fa decollare, perché possiamo far entrare nella stanza Fabiano. Oh. Sembrava non dovesse venire, ma ci ha raggiunto. Ciao Fabiano. Ce l'ha fatta. Come stai, Fabiano? Problemini? Bene, dai, bene. Stanco, questo era stanchissimo, però bene. Guarda, io vengo da una settimana ai turni di notte e infatti comincio a biascicare. Ti lascio volentieri la parola. Fabiano, se vuoi riepilogare un pochino, sei riuscito a seguirla tutta la diretta? Sì, un po'. Ok. Due cosettine veloci. Sul discorso Perfetto. Del cofanetto, chiaramente era quanto di meglio ci si potesse aspettare per noi appassionati del cinema di Hong Kong. Quindi speriamo che comunque la startup vada a buon fine. Assolutamente. Io sto parlando di una questione di stile. Sì, esatto. Vedo che comunque il
preordini stanno andando benissimo, quindi ho la netta sensazione che comunque tutto si realizzerà, ne sono sicuro, e comunque è un buon segnale per quanto riguarda un certo tipo di cinema nel nostro paese. In un momento poi chiaramente di crisi come quello che sta vivendo l'Unvideo, soprattutto da noi, quindi dai, speriamo vada a buon fine, che possa essere comunque un qualcosa che possa aprire la strada ad altri progetti del genere, altri autori, altre operazioni del genere. Per quanto riguarda Bruce Lee, questo è quel che Cofanetto è famosissimo, di sì, cui me lo ricordavo. Per carità, ragazzi. Quindi le versioni della Dall'Angelo Pictures si vedono molto meglio, comunque con tutti i vedono film. Meglio, anche se queste sono comunque complete. Eh? Allora, non ci sono tutti i film, ad esempio qua manca il tre dell'Operazione Drago. Di contro, manca anche le componenti della Dall'Angelo, Esatto. E c'è però l'ultima sfida di Bruce Lee, che poi non è un film di Bruce Lee, ma è un film con un po' di pezzettoni presi, rimontati. Vabbè, c'è anche comunque le cofanette della Dall'Angelo. Credo che i contenuti siano gli stessi. Ci saluto Davide. Credo. Ciao Davide. Ciao. Mentre invece, che dire, per Senza Tregua, se io sono appassionato del cinema di Hong Kong, lo devo a due film, Dalla Cina con Furore e da Senza Tregua, che anche se non è tecnicamente un film di Hong Kong, è quel film che ha detto, ma che cacchio è questo John Woo? Io non avevo mai visto un tipo d'azione girata in quel modo fino a quel momento. Da lì, chiaramente, l'interesse di capire chi fosse questo regista cinese, e da lì è poi chiaramente decollato tutto. E secondo me ancora rimane la sua opera migliore ad Hollywood, è quello che a me personalmente piace di più. La preferisci proprio, se parliamo di... allora Face Off è più bello come film, inteso proprio come un se consideriamo tutti gli aspetti, sceneggiatura, sull'azione, questo è molto più vicino a quello che faceva Hong Kong. Se voi guardate Hard Boiled e poi guardate questo, ci sono dei punti di contatto proprio sulla realizzazione delle scene d'azione. Face Off più bello dal punto di vista proprio di quello che racconta, di come lo racconta, ma molto più americano. Quindi diciamo, per me, per io che sono legato ad un certo modo di concepire l'azione, vedo in questo film un John Woo più autentico, più in vecchio stile, ecco, diciamo così. Però chiaramente anche, cioè, Face Off, cioè, parliamo di che cosa si può dire, chiaramente, ovvio. I gusti sono gusti, come si usa dire. Per esempio, io il film con cui, chiaramente del periodo americano a cui sono più legato, è Broken Arrow, però so che per molti è ritenuto inferiore rispetto... Però a me Broken Arrow mi piace. Io ricordo Broken Arrow, non vedevo l'ora di andare a vederlo al cinema, è stato il primo film che ho visto di John Woo al cinema, è stata una delusione. Mi aspettavo... Però cioè, mancavano tutti quegli elementi che secondo me caratterizzavano il modo di concepire l'azione. Per certi versi era forse un'americanata, cioè, anzi, forse diciamo John Woo andava a incontrare un po' più quelli che dovevano essere gusti per gli amanti dell'azione. Esatto, era un action hollywoodiano, anche se poi... Per certi versi un bad movie, che poi... Sì, esatto. Leggendo interviste a John Woo, comunque in diverse occasioni ha detto che si è trovato con le mani legate, che comunque non ha potuto mettere parola sul cut finale, sul doppiaggio, quindi comunque un po' il tutto gli è scappato di mano, perlomeno il controllo complessivo del film. In Senza Tregua invece la sua mano si sente. E consideriamo anche che ci sono state dozzine di tagli su questo film, dozzine. C'era stato proprio la paura della casa di produzione di non riuscire ad avere la classificazione R, cioè il film vietato ai minori di 17 anni, sì, nella compagnia, e questo
stato obbligato a sforbiciare. Chissà che cacchio ne sarebbe venuto fuori con tutto il girato. Che comunque già era bello tosto il film, cioè, rispetto a quelli che erano gli standard, è anche abbastanza violento. Mi immagino magari proprio cosa poteva essere un film su totale controllo John Woo. È stata come una roba spaziale. Quindi okay, sono, okay, sono abbastanza, cioè sono felice che venga pubblicato qualcosa di questo tipo. Chiaramente comprerò sicuramente. Ti piacciono le steelbook? Per esempio, io non sono un grande fanatico. No, neanch'io. Preferisco, preferisco più edizioni. Basta, se non far pubblicità, però in stile, non so, Midnight Classics, quelle sono quelle che io amo di più in assoluto. I box con, cioè, proprio quel tipo di packaging per me è un po' come il film uscirà in Inghilterra, insomma, con questo box. Sì, esatto. Le steelbooks, diciamo. A te, Riccardo, piacciono le steelbook? Alcuni anni fa praticamente le compravo, cioè ogni occasione era buona per comprare uno steelbook. Adesso devo dire un po' di meno, sarà perché sto variegando un po' di più e quindi trovo dei formati che secondo me sono pure più belli, più prestigiosi, quindi mi piacciono ma con riserva. In questo caso gioco Forza, quindi non credo proprio che sarà ristampato se non tra un tot di anni, quindi ce lo prendiamo così e tanti saluti. Tra l'altro stavo leggendo che, non so se questa cosa varrà pure per l'edizione italiana, questo è il link dell'edizione inglese, sarà incluso come bonus Hard Target 2 in Blu-ray dentro lo steelbook. Hard Target 2? Quello con Scott Hamilton. Io l'ho amato, ve lo dico. Io questo film è un bimbo. Io non l'ho visto. Ma io non l'ho visto. L'unico legame con la prima pellicola è Lance Erickson che rimane. Uh-huh. Sì. E Scott Adkins, se non ricordo male. Sì, è lui il protagonista, sì. Ok. In realtà il film è una sorta di fotocopia del primo, però girato come un B-movie, però si vede che ci hanno sentito tantissimo, Cioè c'è dell'overacting bestiale, però tutto sommato me lo recupero. Io l'ho visto, è uscito anche in Italia, credo, non so se è mai andato al cinema, io l'ho visto doppiato in italiano. No, secondo me era, cioè credo fosse andare su video già in America, quindi secondo me è qua direttamente su Sky, forse chi lo sa. L'ho trovato qualcosa, ma poi non con tutti i limiti del caso, comunque è riuscito. Io a questo punto, quindi sarebbe incluso nel disco Blu-ray? Cioè c'è proprio un disco a parte? È un disco Blu-ray a parte, sì. Qui vediamo, qui mi parla della la versione steelbook venduta su Zavvi, quindi non so se avranno fatto una cosa diversa per l'Italia, avranno tolto il disco, però ancora non se ne, cioè ancora non sono stati diramati i dettagli, quindi vai a capire. Su Amazon ancora non dice niente. Esatto, era venduto il 4K con un disco Blu-ray, però io davo per scontato che fosse il Blu-ray di Senza Tregua 1. Ah, vero, potrebbe anche essere quello. Potrebbe... Mi farebbe un po' strano, disco 4K con Senza Tregua 1 e Blu-ray con Senza Tregua 2. Però va bene, sarebbe ganzo, anzi sarebbe un motivo in più per acquistarla a sto punto. No, certo, assolutamente. Mi fa strano che loro l'abbiano chiamata... tipo, che ne so, Senza Tregua Collection, però probabilmente forse se ne vergognano un po' anche loro, probabilmente gli è rimasta la rimanenza. Sì, vabbè, come Heavy Metal è uscito il 4K sempre in steelbook del film d'animazione, quello degli anni 80, che l'edizione americana conteneva tutti e due i film, ma il secondo non era menzionato minimamente perché ha fatto un po' schifo a tutti. Sì, probabilmente faranno un ragionamento del genere, ecco. E niente, direi che abbiamo anche un po' esaurito questo argomento, quindi se non ricordo male esce il 22 giugno, quindi steelbook in Italia. Vediamo un po' se ci sarà la possibilità per noi anche di acquistare questa versione in box, che appunto dall'Inghilterra noi non riusciamo a avere più niente. Attualmente è in vendita solo in prevendita su Zavvi e su HMV, quindi due store. Due store inglesi che non spediscono più, soprattutto Zabbi, fuori dalla Gran Bretagna. Quindi... Vabbè,
È un po' amara questa cosa, però ce la teniamo così. E direi allora di passare al quarto ed ultimo argomento. Rimaniamo in scia, un argomento che a me a livello affettivo mi prende tantissimo, poi chiaramente parliamo forse dell'argomento un po' meno interessante dei quattro, che è appunto New Poly Story 2. Questo ce l'ho filato un po' a forza io, vi devo dire la verità. Fatto bene. È un po' come, no, quando dai tiri i cazzotti a qualcosa e falla entrare, io ho fatto un po' la stessa maniera, un po' perché questo annuncio mi fa sorridere, perché ormai un Jackie Chan prossimo ai 70 anni torna al cinema d'azione, quando in Arabia Saudita a gennaio aveva detto basta i film d'azione, d'ora in poi solo film d'amore. Quindi mi piace innanzitutto la coerenza. Mi piace innanzitutto la coerenza, perché tra l'altro in Arabia lui ha girato un film di amore dove fa il medico. Non so se la sapevate questa cosa, che sta per uscire. Sì, avevo letto, sì. Una produzione araba. Non lo sapevo. Una produzione araba dove lui interpreta, fa una sorta di love story dove lui fa il medico, tipo Medici Senza Frontiere, senti un po' come siamo finiti. E uscirà... Ormai è bollito, dai. Ormai è un po' bollito, però, dai. Sì, no. Quello che ha fatto in passato non si cancella. Per fortuna. A me mi piange il cuore doverlo ammettere, però c'hai ragione. Jackie Chan è un po' quattro un po' finito, ora finito nel senso più buono del termine, cioè nel senso che abbiamo la garanzia che non ci potrà più regalare il ruolo del passato, ma un po' probabilmente perché anche lui è stanco, ormai cerca di raccattare il raccattabile dal punto di vista monetario. Allora, qui vi metto questa foto appunto dell'annuncio del film, che è avvenuto a metà marzo agli uffici della Emperor Motion Pictures, che è la casa di produzione appunto che ha messo in preproduzione la pellicola. Sarà diretta da Eric Zhang, cantante e attore che sicuramente sia Fabiano che Riccardo conoscono meglio di me. Sua prima regia, lui dirigerà. C'è da ricordare, come ho detto all'inizio della live, che il primo capitolo è stato diretto dal grande e compianto Benny Chan. Prima pellicola che io mi sono divertito tanto a vederla, a me è piaciuta moltissimo. Lo so che ora voi... Cioè, Fabiano sta già sbiancando. No, assolutamente. Cioè, a me sembra che a me piaciuto anche a me. Anche perché poi ha dato un taglio diverso ai vecchi polistori. Benny Chan dava proprio un'altra linea che a me è piaciuta, cioè, quindi io non so se questo continuerà su quella... Aspetta, c'è da dire che poi nel mezzo abbiamo anche il Polystory Lockdown di Shending, mi pare, se non ricordo. In realtà riprende un po' questa idea del Jackie Chan, esatto. Dragone, però se nel primo New Polystory si stava per sposare, qui ha già una figlia. Quindi non sono un po' disconnessi, ci sono un po' questi buchi. Sì, credo siano stati tutti e due dei tentativi di reboot della saga, perché comunque, tra l'altro a maggior ragione da noi che uscivano con titoli diversi, molti magari non sapevano che i primi Polystory, la saga originale è composta da 4 capitoli, poi dopo è arrivato New Polystory, che era un riavvio, e poi è stato riavviato nuovamente con Lockdown. Quindi adesso sta tornando indietro praticamente. Dicevo il riavvio di Benny Chan a me è piaciuto tantissimo, anche perché comunque, benché fosse ancora abbastanza atletico Jackie Chan, non era più il Jackie Chan del passato, e quindi anche dare questo taglio drammatico, il film aveva diverse morti, quindi comunque cose molto diverse dal passato, cioè mi è piaciuto, ed era comunque anche profondamente in linea con quello che era il modo di fare cinema di Benny Chan. Quindi ora sono curioso di capire questo, che linea prenderà, se ci sarà magari forse un ritorno un po' all'ironia, o se seguiamo questa drammaticità che ha caratterizzato sia quello di Benny Chan sia il successivo, che comunque anche quello era abbastanza tosto, ecco, rispetto alle 4 pellicole precedenti. Sì, va detto che in New Polystory convivevano una serie di anime, di sottogeneri, tra l'altro molto in voga a Hong Kong, come il melone, la parte finale, no? Con la storia d'amore si va a concretizzare, però c'è, come dicevo anche all'inizio della live, o non mi ricordo se ancora eravamo in diretta con Riccardo, c'è questa prima parte che è un poliziesco molto cupo, infatti si parla molto di morte, di lui che incomincia a ubriacarsi, redenzione,
il riniziare questa rinascita di Storyborn, quindi c'è una serie, magari sono tutti elementi non particolarmente toccati, non particolarmente profondi, però vengono messi in una pellicola dove poi si riesce anche a dare questi tratti da commedia che cui Jackie Chan comunque è stato un po' un maestro anche all'inizio carriera, no? Riuscire con queste sue espressioni un po' strappate, un po' un sorriso. Che, ecco, per me comunque una pellicola riesce, come New Poly Story del 2004, a mettere dentro queste storie, a chiuderla anche bene, anche se secondo me un po' il finale è molto spettacolare, ma un po' debole rispetto, ecco, ai primi 45 minuti, rimane secondo me un ottimo film, il classico film, boh, da 6,5-7 in pagella, ecco, non di più, però un'ampia sufficienza. Per questo comunque, al netto del fatto che Jackie Chan non credo potrà mai più riproporsi come anche si riproponeva solo 20 anni fa, dove tu giustamente hai detto era già in una fase finale dell'artista marziale, dell'action hero, dell'80, cioè. Esatto, sì, esatto, sì, quindi sì. Ora ancora a maggior ragione alla facciarsi 70 anni, però mi aspetto, ecco, un film un po' più completo di un Vanguard da questo punto di vista, no? No, me lo auguro. Anche migliore. certo. Comunque fa specie a pensare che in Italia è l'unico film della serie che è uscito in Blu-ray è Lockdown. Sì, non è uscito neanche uno, neanche gli altri ritagliati, vari First Strike. Altro credo che Poly Story Lockdown in Blu-ray sia uscito fuori catalogo, ora sto andando a vedere su Amazon se c'è ancora. Credo di sì, io l'ho comprato. L'ho recuperato un po' di tempo fa. Attenzione, colpo di scena. Esiste ancora sul mercato italiano, addirittura lo potete comprare a 5 euro. Oh. Sì, ottimo. Lo vedo adesso, anzi, mi metto il link. Io l'ho comprato nel 2020, lo pagai circa 10 euro, perché avevo paura finisse fuori catalogo. Io forse avevo qualcosettina in più a suo tempo. Sì, no, io l'ho preso tipo dentro una promozione. Io ho messo il link per chi fosse interessato all'interno della live, ora si può trovare a 5 euro. Insomma, non me l'aspettavo, c'è ancora in catalogo. Io a questo prezzo lo consiglio di brutto, ecco, questo lo dico. Ah, assolutamente. Chiaro, sì, e sì, tondo, sì. Ecco, per dare una testimonianza che non sto dicendo una fandonia, vi metto proprio Poly Story Lockdown, 5 euro e 14. Ecco. Costa, il DVD costa il doppio, quindi insomma, è un'occasione, se siete interessati ad avere, certo, il film, lo pagate solo 5 euro in Blu-ray, quindi. Io devo dire che tra i due forse ho preferito leggermente questo qui. Lockdown. Mm. Il secondo, sì. Forse dal punto di vista entrambi, la verità. Dal punto di vista action, forse questo per paradosso è uscito nel 2013-2012, non mi ricordo, sì, bene. Sì, sì. Forse dal punto di vista action, tutta cioè, il secondo atto dove lui comincia ad arrabbiarsi, mettiamola così, e mentre entra in azione, non sono poi così banali, ecco. Non sono malaccio. Sì, questo le ricorda un piacere, le fasi action. Anche qui, secondo me, il film parte con la giusta tensione, lui di nuovo ubriaco, mezzo... Poi questa cosa qui, secondo me, si va a perdere un gocciolino, però anche questo è un film a cui io darei tipo, qui si gioca, 6,5 tranquillamente, ecco. A me è piaciuto. Sì, è stata proprio tutta una fase in quegli anni in cui lui comunque cercava appunto di far spiccare un po' di più i ruoli drammatici, i ruoli più da, come dire, anche moralmente ambigui, se così possiamo dire. Anche a Hollywood ci hanno provato e, con il film The Foreigner. The Foreigner, sì, sì, con Pierce Brosnan. Era, sì, bello. Sì, sì. Che è piaciuto a molti, sì, sì. A anche me è piaciuto un botto. Anche io l'ho gradito molto, quindi... credo che appunto abbia sfruttato questi due riavvii proprio per cercare di separarsi dalla fase dai primi quattro Poly Story, che per quanto siano dei straordinari film d'azione, però c'era anche tanta commedia lì, sì, dentro, uh-huh. Quindi credo che appunto sia stato in quegli anni, in quei 10 anni abbia provato proprio a fare questo. Ma io ti dico con risultati altalenanti, però c'è stato per esempio The Shinjuku Incident, che pure mi era piaciuto molto, lì pure lui faceva un ruolo. The Shinjuku Incident, che da noi si chiamava tipo La vendetta del dragone. Ah, sì, Dio, ma quello è veramente, sì, bello. Quello è veramente bello. Lì è proprio, sì, un ruolo drammatico. Tra l'altro, Jackie Chan disse, tanto è considerato uno dei primi ruoli, realmente, in realtà è un,
una sorta di sia face che heel si usa nel wrestling, no? Cioè un po' diventa cattivo, poi diventa un po' era quasi un ruolo da cattivo, e quindi vi dirò che non mi è dispiaciuto neanche nel remake americano di Karate Kid, che poi in realtà era un Kung Fu Kid, di karate non ce l'ha niente, sì, però esatto. il ruolo suo era abbastanza centrato. Sono d'accordo, poi sono il film d'accordo. Era quello che... Il film era quello che, però lui mi è piaciuto, non era buttato lì. Sono d'accordo. Insomma, si teneva sulle spalle un po' tutto, cioè se quello che è riuscito secondo me soprattutto per merito suo, quindi devo dire che se usato bene anche adesso secondo me potrebbe ricoprire dei ruoli di questo tipo e venirne fuori in maniera egregia. Sì, no, penso che abbiamo definito il fatto, abbiamo chiarito il fatto che ormai da Jackie Chan non ci possiamo più aspettare quello che era ai tempi di Drunken Master, ma ora si sta dicendo una cosa ovvia. Però anche ci può dare delle buone vibrazioni anche come attore, diciamo, pseudodrammatico, perché comunque io ritengo Jackie Chan un attore a tutto tondo. Sì, sì, ritenuto, è un peccato che sia una persona detestabile dal punto di vista umano, decisamente criticabile, però come attore secondo me è tra i più completi siano mai stati nella storia del cinema cinese, se non mondiale. Poi, che per carità, non è Dustin Hoffman, non è Robert De Niro, non è chi vi pare a voi, non ha questa completezza, questa attorialità da studios, però è un attore decisamente completo. Ricordiamoci che sceneggiatore, regista, stunt coordinator, tutto nel suo film è stato anche un po' di tutto. Sì. Sì, sì, sì. E credo che nel mondo dimmi scusa. No, dicevo, poi è una persona che ha creduto fortemente in questo, cioè nel suo ruolo, cioè ha rischiato la vita per dare esatto. Cioè, per crearsi un, diciamo, anche un personaggio che potesse essere quello assolutamente non copiabile da altri, ecco, quindi si è rifatto, se vogliamo, anche un certo modo di fare il cinema di Buster Keaton, perché molte cose ricordano quel tipo di approccio, e quindi esatto. Ecco, è meno scontato di quello che può sembrare, sia come autore che come interprete. Dietro il suo lavoro, un Good Fighter, che è comunque il remake di un film americano. Sì, dietro il suo lavoro, specialmente quando, diciamo, è salito in cattedra, ha cominciato a gestire personalmente i suoi film, c'era uno studio meticoloso che andava superficialmente dalla cura certosina delle coreografie, delle scene d'azione, per cui poi sarebbe diventato famoso formando appunto il suo Jackie Chan stunt team. Però soprattutto, come diceva Fabiano, è un interprete che recuperava appunto cose da grandi maestri, da grandi geni come Buster Keaton, e le rielaborava per metterle poi in un contesto totalmente diverso, facendole funzionare in maniera incredibile. Quindi era proprio, si può dire che è un uomo di spettacolo a 360 gradi, perché non c'è niente che non abbia fatto, dal cantante al appunto allo stuntman, regista, produttore, quindi il suo contributo è assolutamente innegabile. E in effetti, come dici tu, credo proprio che questa sua, con l'età che ha adesso, effettivamente sarebbe il momento giusto per dedicarsi a ruoli che magari ha toccato di striscio, comunque non ha fatto per tantissimo tempo. Cioè, sarebbe bello poter recuperare veramente qua i suoi vecchi film, dargli proprio l'importanza che meritano, e soprattutto far capire chi era Jackie Chan a chi è ora lo inquadra solo esclusivamente per quello che è il suo lavoro fatto ad Hollywood, che è scadentissimo, mi duole dirlo. Sì, però sì, 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 però cioè, a me fa piacere che molti siano cresciuti con la trilogia Rush Hour, per carità, divertentissimi, belli. Secondo però me il primo è molto valido. Il 3 fa cagare, però il primo è molto valido. però quando leggo appunto di gente magari un
po' più giovincelli che dicono Rush Hour, stupendo, tra i migliori film di Jackie Chan, penso, cavolo, se vedessero quello che ha fatto 20 anni prima. Se vedessero il primo Polistori, per dire. Tra l'altro, vi devo dire anche la verità, recuperai l'anno scorso su Pluto TV, credo ci sia solo lì, ora non so se è andato anche su Prime, Knight of Shadows, che è questa pellicola girata a Jackie Chan dove lui fa una sorta di stregone. Non so se l'avete vista, con una parrucca un po' limite. Aspetta, ma è quello con Schwarzenegger, no? No, quello di Iron Mask, no. Si chiama. Di Iron Mask, quello sì, non l'ho visto così, nemmeno io. Questi li ho accantonati. E l'ho visto, mi stavo annoiando. Probabilmente eravamo ancora al regime di lockdown, ora non ricordo. E devo dire che è un film carino. Jackie Chan è un po' sornione, un po' questa parte, un po'... Di maghetto truffatore. Non è male, ecco, insomma, è guardabile, ragazzi. Ora poi io probabilmente tendo a ammorbidire qualsiasi giudizio su Jackie Chan a prescindere, me ne rendo conto, però insomma è un film guardabile e chiedo il vostro aiuto se me lo potete dare. Sto notando una cosa che mi fa un pochino raggelare il sangue. C'è un argomento e poi un giorno mi piacerebbe trattare, non so se Fabiano, mi piacerebbe fare uno special sul figlio di Jackie Chan, Jaycee Chan, perché più volte, tra l'altro è un mio coetaneo, c'è 6 mesi di differenza tra me e lui, perché ho scoperto ora adesso, entrando nella pagina Wikipedia di Jackie Chan, quindi non so quanto sia affidabile, che nel 2021 Jaycee Chan ha diretto un film che si chiama, lo leggo in lingua cinese, deduco, Beijing Wan Xiao Zhao Wu, che prevede la partecipazione di suo padre. Però non l'ho visto, non ti sapevo. Ah, dire. Dell'esistenza? Sapevo di questa cosa, ma non ho... Lo devo recuperare. Quindi dai e ridai, Jaycee Chan è riuscito a lavorare ancora una volta in questo ambiente, nonostante, vabbè, fosse negativo. Sto vedendo che ho su MDB la scheda, tra l'altro altamente insufficiente come prodotto. Ora, io sarei curioso, c'è suo padre, c'è Amber Kuo, Bolin Chen... C'è Nicolas Tse in questo film. Si sa di poi che c'era anche nel New Polistory, che poi era il sì. Suo giusto, era il giusto Nicolas Tse. C'è questo trailer. Protagonista, diciamo. Ora vediamo, lo metto in condivisione il trailer, vediamo, tolgo l'audio perché sono curioso io stesso di capire qualcosa di questo film girato da Jaycee Chan, poi andiamo a chiudere. Beh, visto che c'è, allora spengo questo schermo. Ora stavo guardando come scorrevano, come avevi quella schermata lì, Vanguard diretto da Stanley Tong, ma vi rendete conto? Rendiamo conto. Ma che cosa ha fatto Stanley Tong in passato e adesso fa Vanguard? Vediamo, purtroppo succede anche di questo. Questo è il trailer di questo film che io mi scuso, non so pronunciare, Beijing Wan Xiao Zhao Wu, girato dal figlio di Jackie Chan. Questo è Nicolas Tse, se non ho visto male. No, questo non è Nicolas Tse. No, questo non è Nicolas Tse, non lo conosco. Probabilmente sia Tse che Chan sono in piccole parti. Probabile, sì. Sì. Però c'è una certa curiosità, chiaramente lo troverò solo in mandarino, in cantonese, non so neanche come è stato recitato questo film. Se è recente, sicuramente è in mandarino. Ok, sì, giustamente il trailer dura 50 secondi. È uscito il 17 dicembre 2021. Boh, zero commenti a questo trailer. È stato visualizzato. No, ragazzi, giuro. Gold Poster Movie Trailers, che tra l'altro è una pagina con 1720 iscritti, propone il trailer di questo film che ha 719 visualizzazioni. Insomma, questa roba, che... Esatto. Io ho approfondito poco, ma lui ha girato altri film, il suo esordio Jaycee Chan? Sì, fu infilato a forza dal padre in qualche... no, ha recitato in diversi film Jaycee Chan, recitato sì, dico, questo qui dovrebbe essere il suo esordio regista? Credo di sì, credo non ho mai approfondito, però credo di sì, però. Si può darsi. Tra l'altro ha tentato anche la strada del cantante Jaycee, se non ricordo male, provò anche a cedere degli album, sì. Ora dovrei un attimino, diciamo che ha un po' fallito qualsiasi cosa, suo padre ha provato in tutte le maniere
Sì, beh, sì, io ho letto un articolo tempo fa, mi si gela un po' il sangue di come Jackie ha provato in tutte le maniere a far diventare qualcuno in qualche campo suo figlio, ma fallito miseramente, poi tutto condito dall'arresto qualche anno fa per possesso di stupefacenti. Insomma, di essere un gran personaggio JC Chan. Ricordo un po' la vicenda di Will Smith e del figlio, che pure lui provava a infilarlo un po' dappertutto. Sì, esatto. Beh, perché poi aveva recitato il figlio di Will Smith nel remake di Karate Kid, era il protagonista, per dire. Esatto, va anche detto che Jesse Chan all'età di un anno fu preso dal padre e sbattuto su una poltrona, non so se vi ricordate questo aneddoto, e disse Jesse Chan che in un momento di nervosismo prese il figlio e lo lanciò contro un divano, un bimbo di un anno, insomma comunque si può fare molto male. Quindi probabilmente, come dicevi tu... Una volta parlare del lato oscuro di Jesse Chan, perché tra Jesse e la figlia non riconosciuta perché lesbica, io non so se il governo cinese stasera mi bussa alla porta e... sto riflettendo sul fatto che non dovrei parlare di queste cose, non lo so, sono cose, sì, è decisamente un personaggio con luci e ombre. La vita privata sicuramente è più controversa di quella pubblica. A livello pubblico la sua immagine è quasi intoccabile, è un idolo assoluto tanto in patria quanto all'estero. A livello di, appunto, vita privata, pure io che nel mio piccolo ancora non so quasi tutto, però comunque ho scavato un pochino, emergono delle cose alquanto preoccupanti. Come si suol dire, mai conoscere i tuoi eroi. Sarebbe bello arrivarsi in Italia il libro, la sua autobiografia. Dove... Never Grow Up. Esatto. Anche questa cosa qui mi fa riflettere. Com'è possibile, comunque, una star grande, oggi 10 anni, Non ci sia un editore in Italia, anche più piccolo, e provi a portare questo libro? Io non so quanto saranno diritti, evidentemente non è un'operazione semplice, perché ormai Never Grow Up è uscito nel 2016. Sì, sono diversi anni. E lì si parlava proprio degli aspetti più ne parlava più, cioè, bui. Sì. Ricordo durante le riprese di Police Story 2, mi pare, che scrisse che durante la giornata lavoravano in maniera proprio esagerata la produzione del film, la sera si ubriacava talmente tanto che mediamente distruggeva 3 auto alla settimana, cioè, arrivava sul set mezzo distrutto, si riprendeva e poi iniziava le riprese, per dire, no? Per sentire. Non ce l'aspetteremo mai, per come lo conosciamo, per come appare nei film. Poi... Si è costruito un'immagine che appunto ti portava quasi a pensare che fosse una persona tranquillissima anche fuori dal set, invece inevitabilmente, come purtroppo succede in molti casi, lontano dai riflettori non sono poi tutto rose e fiori. Chiaro. No, tra l'altro è strano che non sia arrivato il libro, a maggior ragione che... Cioè, addirittura da noi sono arrivati, forse non tutti e due, ma è arrivato uno dei due documentari, Jackie Chan, My Stance, oppure My Story. Sì. Io ricordo su Sky addirittura era ancora forse Telepiù, trasmisero il My Stance, doppiato in italiano, quindi dico, poi addirittura si hanno portato addirittura quelle chicche, strano che addirittura un libro autobiografico, voglio dire, ormai fanno uscire di tutto e di più. Misteri, soprattutto nell'editoria dove spesso arrivano veramente cose impensabili. Sì, è vero. Cioè, infatti me lo sono chiesto anch'io come mai in tutti questi anni questo libro non esca fuori, sarei molto curioso di leggerlo. Magari voi che conoscete meglio di me l'inglese potreste leggere anche l'originale, poi magari... infatti, ora che mi hai fatto venire... Mi mandate un vocale di WhatsApp di 7 ore e me lo leggete in diretta in italiano. Ti faccio l'audiolibro. Esatto. Fabio, ciao piccolo Fabio, perché non parli l'inglese? Stasera ti raccontiamo la storia di Jackie Chan in Never Grow Up. Piccolo Fabietto. Vabbè, sì. Però sarebbe un bel recupero, veramente. Sarebbe una bella roba. Avete menzionato quel documentario su Jackie Chan che è uscito anche in DVD in Italia, che io vorrei recuperare da tempo. L'ha menzionato Riccardo e si chiama?
E ne erano due, Jackie Chan My Story e Jackie Chan My Stance. Ma sono usciti due a due? In Io DVD? ricordo di averne visto uno doppiato, non so se anche Io avevo l'altro. visto MyStunt in TV, però non sapevo che fosse uscito su supporto fisico. Allora forse mi Questo. sbaglio io, eh. Controlliamo ora. Mi sembrava fosse Perché uscito. sono fantastici, entrambi. Cioè, io ho visto tutti e due, sono veramente belli. Sì. Uno è doppiato, uno doppiato ce l'ha perché l'ho visto Allora, c'è su MyStunt Telepiù, era il Telepiù. trailer, però sto vedendo che probabilmente non è mai uscito. Tra l'altro su YouTube c'è il documentario MyStunt. Sì, Guardalo, guardalo, effettivamente che figo, è veramente sono molto bello. belli perché No, sì, specialmente MyStunt entra proprio in dettaglio, fa vedere, non è un banalissimo dietro le quinte, cioè ti fa vedere veramente come studiavano le coreografie, le scene, tutti i trucchi. Comunque parte dei trucchi che utilizzano, alcune sono cose allucinanti, cioè per la cosa più stupida che poi in realtà nei film funzionava benissimo, per dire quando dovevano far cadere un attore in seguito a un colpo, tipo che gli legavano le caviglie con un filo e lo tiravano. Quando ho visto queste cose mi sono divertito da matti. fantastico. E, infatti Sì. secondo me cioè quando col suo team si fanno le riunioni per inventare le coreografie del prossimo lavoro, escono certe idee. Fantastici. Lo riguarderò il documentario, non penso di riuscire a ritrovarlo in italiano, vabbè. Quindi per me sarà un casino godermelo. Vorrei un attimino ricordare le dichiarazioni di Richard Norton, che è, come sapete, un artista marziale, Grandissimo. stato, che in un documentario disse: quando io lavoro negli Stati Uniti c'è l'addetta alla sicurezza, quello che ti dice che puoi fare, che non puoi fare. Bisogna stare attenti, devi stare quando ci sono delle esplosioni, viene perimetrato tutto. Quando anche combatti con un altro o usi un'arma, c'è il maestro d'armi che dall'A alla Z ti dice come tenere in mano una cosa. Cioè, quando sono andato a Hong Kong a girare bambole e botte, c'era l'anarchia più totale. Dice, livelli di sicurezza pari allo zero, macchine che magari si schiantano contro un muro, ti passano a 20 centimetri all'orecchio. Insomma, secondo me questa dichiarazione è un po' simbologica. Esiste simbologia in Era italiano. veramente tutto un altro mondo, ma cioè, Hollywood o comunque il cinema internazionale è tuttora indietro rispetto a quello che Sì. facevano, forse anche quello che facevano Mancava Hong Kong, forse quello. anche per questa spericolatezza che fortunatamente, almeno a che io sappia, non è costata cara a tanti scavezzacollo come Jackie Chan, anche se appunto lui ci è andato vicinissimo tante volte. Però appunto era tutto un modus operandi loro, esclusivamente loro, e che ci ha regalato alcuni dei film di genere più strepitosi, adrenalinici in assoluto. Ma anche, cioè, la cosa che a me piace sempre dire a chi non conosce questo cinema è che anche in un banalissimo film comico, comunque ci infilavano sempre magari qualche scenetta action. E aveva un livello di cura e di spettacolarità che invece in un film d'azione a 360 gradi americano se lo sognavano veramente alla grande. Questo è Quindi. Terremoto nel Bronx, giusto? Probabile, non lo so. Sì. Documentario del 99. Comunque sì, ora stavo un attimino ricontrollando appunto se esistesse un'edizione DVD di questo documentario, ma probabilmente no, mi sono sbagliato. E va bene, se mi date una dritta per ritrovarlo in italiano, questo documentario lo guarderei molto Vediamo, volentieri. andiamo a Me cercare, andiamo a cercare, Certo, sì. grazie. No, se poi esiste il DVD italiano me lo compro volentieri. Esiste il DVD, esiste, ma esiste, tanto costa solo 64 euro. Esiste, Oh, mamma. esiste credo, un'edizione asiatica, un'edizione cinese. Quindi non so se mai arriva. Comunque, un documentario da recuperare, purtroppo qua in Italia non è arrivato. Era quello che avremmo voluto pubblicare noi se fosse andata a buon fine il crowdfunding della Legends Collection. Kung Fu Stuntman, Never Say No, giusto, se non mi ricordo come. Never say no. Quello veramente è il documentario definitivo
sulla realizzazione degli action ad Hong Kong negli anni 80 e 90, con una buona parte dedicata proprio al lavoro di Jackie Chan. Quello è veramente favoloso, veramente fantastico. E quello prima o poi dovrà arrivare qua perché merita veramente di essere visto. Ciao. Già. Ok, qui vediamo tutto il lavoro, facciamo le scale, c'è cioè, tremendo, tremendo. Ragazzi, dobbiamo chiudere, anche perché non... Però come al solito a me piace sempre chiudere le live con qualcosa, magari che chi ha visto la live o chi la guarderà poi successivamente su YouTube possa avere uno spunto, diciamo, di riflessione oppure di nuovo interesse appunto per l'argomento Hong Kong. Quindi chiedo ad ambedue, una alla volta partendo da Riccardo per poi finire con Fabiano, di consigliarci questa sera, magari anche un film relativamente recente, hongkongese, che magari stimoli l'attenzione. O un film che ha visto di recente anche vecchio. Sì, allora, per i tipi di film che sto guardando ultimamente, sto recuperando tanti vecchi, quindi nuovo mi verrebbe un po' difficile. Beh, allora, citerò un film che piace molto, mi aveva consigliato proprio Fabiano, God of Gamblers. God of Gamblers, ho recuperato di recente, è veramente gran bel film, con Chow Yun-fat nel suo periodo d'oro. Banalmente un film sulle scommesse e sul protagonista che è diciamo, il dio delle scommesse, come dice il titolo, ma in realtà poi è tanto altro. Tra l'altro c'è anche Andy Lau, giovanissimo, veramente gran bella, cioè, sapevo già di fama che era un titolo molto, molto conosciuto, ma io effettivamente non l'avevo mai visto fino a poco tempo fa. Quindi io consiglio questo. Ma guarda, mi sa che mi accodo, nel senso che sì, tenete anche conto che sta per uscire poi un'edizione dell'88 dove È già finalmente uscita, è già sì. uscita, ok, dove finalmente questo film viene proposto, rimasterizzato, restaurato ed è comunque un classico, è un classico del cinema di Hong Kong proprio per quello che rappresenta. Il cinema di Hong Kong come una commistione di tanti generi, perché all'interno dello stesso film convivono tante anime, la commedia, il tipico film alla John Woo, l'action, anche conseguenze, diciamo, in stile Jackie Chan in alcuni momenti. Quindi recuperatelo perché merita, anche perché poi è stato l'inizio di una serie infinita di Sì, beh. titoli che magari non sono esattamente dei sequel, ma si ispirano comunque Sì. a God of Gamblers. Bello, 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 bello. Sono d'accordo con Riccardo, mi sa che anch'io vi consiglio la stessa cosa. Mi ha fatto morire dal ridere il fatto, cioè, sulla scia di questo sto recuperando anche gli altri e subito dopo è uscita appunto la parodia di God of Gamblers, prima ancora Steven del sequel Chow, ufficiale, con Steven Chow. sì. C'è una scena, senza rovinare niente, ma c'è la scena dove Steven Chow imita Chow Yun-fat camminando al rallentatore che mi ha fatto spanciare proprio. Sì, fantastico, fantastico. Ma poi nel primo colpisce proprio il passaggio, anche senza soluzione di continuità, da un registro ad un altro, no? Perché c'è tutta una parte di film che è una commedia, se vogliamo, anche un po' così, un po' sopra le righe, per poi passare a delle situazioni violentissime e tu rimani spiazzato, proprio quelle classiche cose che proprio erano la caratteristica tipica di quel modo di fare cinema, dove ti potevi aspettare tutto in qualsiasi momento. Bei tempi. Sì. Ok. Io invece consiglio un film non molto conosciuto, è stato doppiato in italiano. Non so se è mai stato distribuito in home video, sicuramente in VHS, ma non credo mai in DVD, che è Gli Angeli della Morte, tratto di una regista femmina, Teresa Hu, che al suo interno, qui vi ho preso un contropiede, ditemi di sì. Sì, Io in effetti non conosco, quindi. effettivamente sì. Però Ok. c'è come attrice Ok. protagonista Moon Lee, che è un'attrice hongkongese strafamosa. Che ha recitato anche in suoi Arc, ha fatto un sacco di film, ha girato anche Winners and Sinners,
Ve lo consiglio perché, pur essendo un film, tra l'altro lo trovate completo su YouTube, non è bellissimo da dire, però in realtà ve lo sto mettendo ora qui, lo stavo andando a ricercare perché io l'ho visto proprio da YouTube. Questo film è ganzo perché è una sorta di Charlie's Angels made in Hong Kong, però 200.000 volte più violento, tant'è che, che c'è il finale del film, che non voglio spoilerare, che è splatter, arriva addirittura a dei livelli di splatter che io non mi sarei mai aspettato da un film di genere. Fantastico. Sì, ve lo consiglio. Non ti aspetti. Documentatevi appunto con qualche scheda, poi vedete se fa per voi. C'è questo film. Sono decisamente curioso. Anch'io, sì, sì. Sì. Vi leggo la trama fatta da chi ha caricato il video. La squadra degli Angels è formata da John, David Chang c'è anche nel cast, che è un attore degli studio show, se non ricordo male, molto, molto sì, famoso. Il capo dell'organizzazione, e poi ci sono Angel One, un maestro giapponese di Kung Fu, Angel Chu, Moon Lee, che come copertura è una dolce impiegata d'ufficio, Angel 3, che è Elaine Liu, una sexy cantante di nightclub. La squadra degli Angels dovrà fermare il folle piano della boss mafiosa Madame Yuang. Quindi è un film a forte trazione femminile, insomma. E mi ricordo, l'ho visto un annetto fa e ci rimasi veramente bene, perché un po' sgangherato nella sceneggiatura, un po' inverosimile a tratti, c'ha questo finale esageratissimo che me l'ha fatto trovare veramente molto simpatico. Non è un film molto conosciuto, non è un classico, sicuramente io non so nemmeno questa regista Teresa Hu cos'altro abbia fatto, però c'ha una buona mano, ecco, insomma, il film è girato bene, non è inguardabile. Bello, bello. Lo recuperiamo, sì, questo mi manca effettivamente. Per una volta sono io a darvi un consiglio, cosa più unica che rimane. Tra l'altro ha un ranking neanche tanto male, su internet IMDb lo dà 6,5 su 10, quindi per dirvi che comunque la valutazione generale non così disastrosa. No, anzi, beh, d'altronde abbiamo fondato il gruppo anche per questo, per arricchirci a vicenda, quindi benvenuto. Esatto, io in primis. E purtroppo dispiace che poi anche persone come me devono ricorrere a dei mezzi oggettivamente non del tutto legali come YouTube, perché questo film dovrebbe essere però mi capita spesso. Se qua non arrivano che facciamo? Assolutamente. Penso che anche recuperare la videocassetta di questo film, io a casa dei miei genitori ho ancora il videoregistratore, ma recuperare la videocassetta di questo film costi un'esagerazione, sempre la trovi. Vabbè, ragazzi. Abbiamo sforato di 20 minuti. Io, se non volete aggiungere proprio qualcosa alla fine, di vostra spontanea volontà, direi di chiudere, magari cercare di ritrovarsi anche un po' più a breve termine. Se mi date qualche spunto per una live, io ci posso essere, a secondo dei miei impegni, di 11 mesi e 10 kg di peso ormai. Però, insomma, piacevoli impegni, però. Ti vado bene, però dai, vuol dire che sta andando bene. Ti posso dire che se mi rimane il video... No, dai, no, vabbè, la gioia e la felicità sono incommensurabili, però è a tratti faticoso, anche perché io e mia moglie non abbiamo molto aiuto dai nonni per tutta una serie di motivi, quindi quello dobbiamo fare lo dobbiamo fare noi, insomma. Nel bene o nel male sei preso, abbastanza preso. Riccardo, il bambino l'ha visto, aveva 3 mesi. Era veramente mignon, ora è diventato Sammo Hung, è la versione di Sammo Hung. Posso dire altro? Ora che sono capelli a scodella, avevi presente il film Mr. Cab Driver? Come si chiama il film? Per il Cab Driver. Capelli a scodella, Sammo Hung. Ma in molti film aveva quella capigliatura, è vero, bellissima. Va bene. Ragazzi, tra l'altro sarebbe bello parlare di Sammo Hung in un... Assolutamente. Quello è un bel argomento da trattare. È un altro personaggione che merita una puntata tutta su di lui, assolutamente. Sì, magari fare anche qualcosa di più mirato appunto sugli attori, magari con delle schede, non sarebbe male, anche perché, insomma, povero Sammo, ultimamente sì, non è stato bene, però è ripresa, è tornato a girare anche dei film, quindi, insomma... E ancora tra noi ha vinto un premio, un piccolissimo prestigioso premio alla carriera a Hong Kong, quindi direi che cade a pennello. Beh, forse anche lui hanno messo anche un po' tanto a darglielo, insomma, perché... Ah, certo.
Poi vi dico che l'ultima parte della carriera, che ormai sta interpretando quasi soltanto ruoli da cattivo, mi sta piacendo da morire. Ha proprio cambiato da quando ha fatto il primo SPL, ha intrapreso una strada che mi ci sta bene. Ruolo, tra l'altro, quello di SPL citato in John Wick 4, neanche tanto velatamente. Esatto. Gliel'hanno fatto fare a coso, però, a Scott Adkins. Cioè, hai il miglior artista marziale occidentale, probabilmente c'è degli ultimi 20 anni, quantomeno sì. A livello di circuito cinematografico, fai ingrassare di 40 kg. Cioè, sì, hanno messo 40 kg di gomma piuma addosso. Sì, ha tirato 3 secondo... calci, ma più di quello non poteva fare. Sì, infatti mi è dispiaciuto per la brevità della scena, però a livello di omaggio secondo me era una cosa molto creativa, cioè era un misto tra Sammo Hung e la parodia di Sammo Hung che era stata fatta a suo tempo da Donnie Yen qualche anno fa. Certo, è vero. Sì. Fantastico. Ragazzi, direi di chiudere qui, abbiamo esaurito tutti gli argomenti. Ci vediamo presto, ringrazio anche chi ha seguito la diretta e chi seguirà poi la differita su YouTube, che ci sarà nei prossimi giorni. Trovate su Hong Kong Cult Italia, su Facebook. Diffondiamo il verbo, venite a trovarci, scriviamo qualcosa di carino, qualche scemenza, ma soprattutto ci aiutiamo a conoscere nuovi film insieme, che mi sembra un obiettivo non da poco. Assolutamente. Ragazzi, buonanotte a tutti coloro che ci hanno visto. Buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Ciao.